Le 21.30, buonasera, bentrovati per questa puntata speciale di Stasera Con, dedicata alle elezioni comunali che si celebreranno domenica 11 e che vedrà chiamare alle urne i cittadini che dovranno nei comuni dove si vota, dove bisogna rinnovare i consigli comunali e fare la scelta del primo cittadino. Stasera fare i puntati sul comune di Mazzarrone. Mazzarrone è una cittadina del Calatino con circa 4.050 abitanti, almeno fino ad ora i dati ufficiali sono questi, e è una piccola cittadina che rappresenta nel Calatino probabilmente il territorio economicamente più forte, quello che produce di più economicamente. Io credo che questo sia un elemento che interessa non soltanto la città di Mazzarrone, ma interessa indubbiamente tutto il territorio di cui fa parte appunto Mazzarrone, il Calatino, anche se si trova perifericamente confinante con la provincia di Ragusa. Infatti molti gli interessi sono, ma anche le tradizioni, le culture che assommano Mazzarrone con Comiso, con Vittoria in particolare, con Chiaramonte Gulfi e anche Giaratana, se non vado errato. Stasera facciamo una trasmissione dedicata, siamo alla vigilia ormai della chiusura di questa campagna elettorale, con i due candidati a sindaco. Domenica si contenderanno la prima poltrona di cittadino dopo un decennale gestito da Enzo Giannone, i candidati Giovanni Spada e Nunzio Busacca, due personaggi conosciutissimi, tutte e due con grande esperienza dal punto di vista amministrativo politico. Nunzio Busacca ha fatto il sindaco per 10 anni, Giovanni Spada invece è sulla scena politica della città di Mazzarrone con diversi ruoli assessoriali, presidenza del consiglio e quant'altro per un lungo periodo. Io credo di averlo conosciuto nel lontano 1987. Vado subito a presentarli. Benvenuto a Giovanni Spada. Buonasera. Benvenuto a Nunzio Busacca. Buonasera. Buonasera. E ben buonasera trovati a tutti i telespettatori. Bene, Giovanni Spada, dicevo, ecco, una conoscenza antichissima, la stessa cosa con Nunzio Busacca, quando per 10 anni, diciamo interrotti 20 anni fa, no, 10 anni fa, giusto? 10 anni. 10 anni fa. Ecco, è stato lungamente sindaco della città di Mazzarrone, quest'anno si ripropone ai propri concittadini per rifare questa esperienza. Stessa cosa ovviamente Gianni Spada, si pone ai suoi concittadini per dare la propria disponibilità a reggere le sorti del comune di Mazzarrone per i prossimi 5 anni. Allora, prima di iniziare questa trasmissione, un paio di cose così per chiarire, dipanare un po' i problemi e anche per stare un po' sull'argomento, perché una campagna elettorale ovviamente è regolata dalla par condicio, per esempio, quindi pari opportunità di accesso a questi spazi televisivi. Quest'anno Tiwerk Seno per queste amministrative ha inteso, ma già l'aveva fatto anche precedentemente, gestire in proprio redazionalmente tutti gli spazi. Nella sera, lo dico brutalmente, nel senso che i partiti, i candidati non hanno assolutamente pagato per accedere agli spazi. Eppure di Mazzarrone, stasera parliamo di Mazzarrone, abbiamo dato ampi spazi con la bellezza di 4 trasmissioni realizzate presso il Casale dei Consoli, che ringraziamo per la disponibilità. Quindi abbiamo avuto modo in queste 4 trasmissioni di approfondimento che abbiamo fatto presso il Casale dei Consoli, abbiamo conosciuto i 12 consiglieri comunali delle liste rispettivamente che sostengono Nunzio Busacca e che sostengono Giovanni Spada. L'ultima è stata invece di approfondimento, perché abbiamo chiesto che gli stessi fossero presenti con la squadra indicata di assessori per entrare nel merito di quello che è il programma elettorale che gli stessi per legge hanno depositato entro il giorno 17 e furono depositati il 17 maggio scorso presso la casa comunale del comune di Mazzarrone. Quindi abbiamo dato ampio spazio, abbiamo dato dal nostro punto di vista ovviamente massima copertura ai programmi elettorali
che i due candidati a sindaco ponevano all'attenzione dei 4.050 abitanti di Mazzarrone. Questo lo abbiamo fatto, ripeto, come iniziativa editoriale della nostra emittente. Infatti le nostre trasmissioni elettorali sono regolamentate da un codice di autoregolamentazione e prevedono spazi elettorali gratuiti secondo la normativa sulla par condicio e per i quali non abbiamo richiesto i rimborsi previsti dalla legge ed erogati dal Corecom di Palermo. Queste abbiamo deciso di lasciarle ad altre emittenti che probabilmente ne hanno necessità e solo a questi possono accedere. In noi invece, siccome il nostro è un lavoro, e dobbiamo finanziarcelo perché non viviamo di arie, e allora ci siamo adoperati e quindi io stasera ringrazio pubblicamente le aziende che ci hanno permesso di fare questo sforzo redazionale. Quindi ringrazio primo fra tutti il Casale dei Consoli, la World Plast, l'Agrofornitura, il Mobile In, Amato Serramenta, Golden Bet di Spata e Marisco, il ristorante Marisco. Io ringrazio questi perché hanno avuto fiducia in noi, hanno condiviso questo particolare momento che la città di Mazzarrone si accinge a vivere e che sta vivendo, e questo certamente è la base per cui ci possiamo già fin dire da stasera che subito dopo le elezioni, dalla prossima settimana, già stiamo lavorando su questo, e se qualcuno fosse interessato a questo progetto prenda contatti con noi. Dalla fine di questa competizione elettorale TV Rexeno aprirà una redazione stabile su Mazzarrone, e quindi crediamo che quello è un territorio molto importante per le cose che abbiamo detto prima. Vogliamo assolutissimamente che TV Rexeno abbia un presidio sul posto, perché posso occuparsi non solo di Mazzarrone ovviamente, ma di tutto quello che c'è attorno, non soltanto dal punto di vista politico ma anche amministrativo, commerciale, sociale, di volontariato e quant'altro. Quindi grazie al Casale dei Consoli, grazie alla World Plast, all'Agrofornitura, al Mobile In, all'Amato Serramenta, alla Golden Beat di Spata e il ristorante Marisco. So che ci sono altre aziende che vogliono avvicinarsi e darci una mano d'aiuto per realizzare questo progetto che ovviamente si concretizzerà già domenica sera al chiusura delle urne, quando in diretta, sempre durante questa trasmissione, a partire dalle ore 22:45 seguiremo la chiusura dei seggi elettorali, i 3 seggi predisposte nella città di Mazzarrone, e seguiremo in diretta lo spoglio per quanto riguarda la città di Mazzarrone. Ovviamente seguiremo anche delle altre città che ci interessano del Calatino, ma siccome stasera il protagonista è la città di Mazzarrone, parliamo al singolare per la città di Mazzarrone. Quindi anche per quella trasmissione ci sarà uno sforzo, ringrazieremo ancora queste aziende che ci avranno dato questo supporto e le altre aziende che si assommeranno e ci daranno l'opportunità di realizzare e di lavorare anche per la comunità di Mazzarrone. Dopo la nottata, per seguire lo spoglio elettorale, lunedì alle 21:15 in diretta avremo i sindaci che sono stati eletti e ci sarà un grande speciale con i sindaci del comprensorio che ci onoreranno della propria presenza. Andiamo ad iniziare. Stasera apriamo subito con... Dovevo necessariamente, queste cose sono d'obbligo, diciamo. Ecco. Stasera iniziamo con una novità. Io sono contento, domenica sera ho ritrovato un carissimo amico, ho trovato uno dei pilastri che furono e che hanno contribuito a rendere grande TV Rexeno, una storia lunga 38 anni, che si concretizza anche per queste presenze autorevoli stasera con i candidati a sindaco, diciamo, della città di Mazzarrone. Ecco, domenica sera ho ritrovato un carissimo amico che tanto ha dato a questa televisione, ma devo dirvi che ha la paternità certamente del titolo di questa trasmissione stasera con,
Era il 2000, c'erano le elezioni regionali, si contendevano la prima elezione universale, come si dice, di tutti i siciliani per eleggere la prima volta con il suffragio universale il presidente della regione. I candidati erano Salvatore Cuffaro e Leo Luca Orlando. Ci inventammo questa trasmissione. Salvo Cona, che ho ritrovato e che stasera è qui con noi. Grazie, Pino. Come stai? Io sto bene e sto ancora meglio per essere qui con te, con loro, darmi la possibilità. Perfetto. Di poter... Adesso Salvo Cona è un cittadino di Mazzarrone, come si dice? Mazzarronese o Mazzarronaro? Mazzarronese. Mazzarronaro come, no? Quindi senso, un po' più dialettale. Un po' più dialettale. E quindi Salvo Cona, con questa scusa stasera, è qui con noi. Da questa sera ricomincia il suo rapporto con Stasera Con, è mancato a noi, ma sappiamo che a lui siamo mancati noi. Sì. E quindi questo mi inorgoglisce, questo mi fa piacere, lo sai. Mi fa tanto piacere. Volevo testimoniarti questo, darti il ribenvenuto in famiglia, perché credo che te lo meriti per la tua storia e per il contributo che hai dato a questa emittente per tantissimi anni. Grazie. Grazie. Va bene, allora andiamo a iniziare. Come iniziamo? Iniziamo che, senza andare con gli orologi, i minuti, civilmente ci rapportiamo così come sempre ci siamo confrontati. Sono due persone che noi conosciamo e conosciamo tutti, sappiamo perfettamente che sanno distinguere la dialettica politica dai rapporti umani. Il bon ton non manca a nessuno dei due candidati, per cui non ho bisogno di mellimesimare il cronometro né per le risposte né per le analisi né per i momenti. Io direi che comincia chi è più anziano? Vabbè, e allora per anzianità io non lo sapevo. Allora diamo la parola subito a Nunzio Busacca. Brevissimamente, ecco, siamo arrivati alla fine della campagna elettorale. Grazie. Ormai il dato è tratto, diciamo. Sì. Ecco, facciamo un piccolo consuntivo. Intanto grazie per questa serata. Grazie per questa serata e vorrei approfittare dei vostri potenti mezzi per salutare mia moglie, che in questo momento è convalescente e che spero torni presto, e una pronta guarigione. Un saluto anche a mia cognata, che per il momento gli sta facendo compagnia. Dove si trovano? A Rimini. Rimini. Ecco, sì. Ci stanno seguendo a Rimini, in via con lo streaming. Potete comunicare ai vostri amici, parenti lontani che hanno interesse a seguire questo, possono farlo digitando tvrxeno.it. Prego. Sono ancora contento perché Mazzarrone per te è un punto di riferimento dove si incontrano amici che si perdono da tanto tempo. Salvo Cona, che conosco perché insieme ad essere con te nella mia avventura di sindaco era il mio addetto stampa. Allora si finisce il periodo dei comizi, di cose, venerdì si chiude la campagna elettorale e domenica si vota. Tremé e Giovanni devono scegliere chi deve guidare questo piccolo ma grande paese per i prossimi 5 anni. La gente sa come fare, noi ci siamo spesi per dire ognuno la nostra, il tempo è galantuomo per tutti. Vedremo quello che succede e al risultato dei loro voti noi ci inchiniamo come abbiamo sempre fatto. Giovanni Spada. Intanto buonasera, grazie anche da parte mia. Ormai di Varacchesseno ne siamo di casa, ci permette di comunicare tranquillamente seduti con i nostri concittadini, e quindi questo che non vuole. Non ti è mai capitato all'impiedi, però sempre seduti. Sempre seduti tranquillamente. Per concludere il discorso Salvo Cona abbiamo fatto noi le medie assieme alla Città dei Ragazzi. Addirittura. Dai Canossiani. Sì. Dai Canossiani, quindi ci conosciamo già dal 74 e quindi ci siamo ritrovati, già ci siamo visti già a Mazzarrone, comunque è sempre un piacere ritrovarsi. Per quanto riguarda la campagna elettorale, siamo alle battute finali e, come diceva il mio collega qua Nunzio, la parola andrà ai cittadini che domenica sera decideranno chi dovrà guidarli da sindaco per i prossimi 5 anni. Ognuno di noi ha detto la sua, abbiamo esposto i nostri programmi e quindi la gente penso che già è pronta per andare a votare e determinare la vittoria dell'uno o dell'altro. Allora io darei la parola brevissimamente a Salvo Cona, che fa, essendo anche cittadino mazzarronese,
una piccola sintesi. Nel contempo invito i telespettatori, in particolare i cittadini di Mazzarrone, non solo, per le ragioni che ho detto prima, che se vogliono interagire con noi, con gli sms o con i whatsapp, possono usare i numeri che vedete in sovraimpressione, 388 40 91 032 per i whatsapp, per gli sms 334 335 85 92. Salvo, a te la parola. Ma io volevo introdurre i miei due amici facendo presente che sono due persone molto capaci, intraprendenti, integerrimi, le persone giuste per poter ricoprire il ruolo di sindaco di Mazzarrone. Peraltro, come avete visto, soprattutto mi rivolgo ai mazzarronesi, sono due persone che credono nella politica e credono nella propria comunità, e comunità che cercano in qualunque modo di portare avanti in tutte le sue sfaccettature. Questo è anche il motivo per cui si sono presentati, in questo caso Giovanni Spata non demorde e cerca di diventare il primo cittadino per avere modo di mostrare, oltre alle possibilità che ha avuto, di poter fare di meglio e di più di quanto è stato fatto. E la stessa cosa vale per Nunzio Busacca, che seppur essendo stato per tanti anni il primo cittadino è tornato a scommettersi sempre per dare il proprio contributo. Quindi due persone per quanto riguarda la loro presenza veramente giuste per ricoprire il ruolo. Ed è proprio in merito a questa parola giusto che io comunque vi rivolgo questa parola e vi farò delle domande uguali ad ognuno dei candidati. Cominciamo da Nunzio Busacca. Cos'è e cosa ti fa pensare di essere la persona giusta o il sindaco giusto per Mazzarrone? Cosa te lo fa credere? Cosa me lo fa credere? Questa domanda bisognerebbe farla a chi mi ha scelto per candidarmi. Io non devo dimostrare se so fare il sindaco. L'ho fatto per tanto tempo, certo, e credo di averlo fatto dignitosamente e bene. Ero il sindaco a Mazzarrone e in quell'epoca il comune di Mazzarrone, un piccolo comune periferico rispetto all'area del Calatino, appunto si diceva al confine con la provincia di Ragusa, erano epoche difficili, erano i tempi di quei tempi ed eravamo un comune molto apprezzato per mille vicissitudini. Diciamo, lì c'è gente che si dà da fare e va rappresentata da persone che si danno da fare. Io penso di avere fatto bene. Oggi tutto il direttivo del Partito Democratico e tanta gente della società civile abbiamo composto una lista civica che pensiamo di rappresentare al meglio questo paese nel comprensorio e al di fuori del comprensorio. Pensiamo questo, però per concretizzare questo abbiamo bisogno dell'avallo e dei voti dei nostri concittadini. Giovanni, tu hai alle spalle una lunga attività amministrativa, una lunga militanza politica, quindi l'esperienza giusta per poter fare il sindaco. Anche a te la stessa domanda, perché i cittadini mazzarronesi dovrebbero votarti come sindaco? Ma io in questi 30 anni, perché ho iniziato nel 1987, mi sono sempre speso per la mia comunità, per alcuni in modo eccellente, per altri in modo meno eccellente, però diciamo sono stato sempre presente anche già prima dell'87 con le varie attività che si andavano svolgendo nel paese, quindi c'è stato sempre un amore, una passione per fare qualcosa per la mia comunità. Penso di esserci riuscito dignitosamente nei vari ruoli di maggioranza, di opposizione, dall'87 al 92 di maggioranza, successivamente di opposizione, gli ultimi 10 anni di Presidente del Consiglio, e l'impegno c'è stato sempre, la testardaggine di portare avanti determinati problemi, i risultati molte volte ci sono stati, altre volte un po' meno, però penso che siamo con le carte in regole per poterci presentare ed aspettare l'esito di queste elezioni amministrative. Leggiamo qualche sms. Per Nunzio Busacca, come intende riprendere il futuro e le prospettive comprensoriali, visto che in queste campagne elettorali lo ha impostato come un punto fondamentale e visto che in passato ci è sempre riuscito? Questo sarà un grande elettore, naturalmente, no? Prego. Grazie. Se firmate gli sms o gli whatsapp non sarebbe male, così sarebbe bello. Allora, ecco. No, ma sarebbe bello. Ma prego.
Nel comprensorio, ad esempio, le politiche, i comuni, specialmente i piccoli comuni, già per legge hanno la necessità di mettersi insieme per ridurre le spese. E poi già siamo in tante cose insieme, vedi per la spazzatura, diciamo, per la nettezza urbana, vedi per i servizi sociali, vediamo per l'IGP, è un fatto comprensoriale, per tutte le cose che le prevede per legge li facciamo solo perché obbligati. Tutte le cose che possiamo farlo, non vedo perché non trovare una sintesi, se dallo stare insieme ne traiamo benefici tutti. Ritengo che questa capacità di interagire che avevo qualche anno fa si sia rafforzata, perché con le esperienze e con l'età si è ancora più saggia. Ho avuto già modo di dire che se diventerò ancora una volta sindaco di Mazzarrone porterò avanti questa mia idea, collaborare con tutti quelli del comprensorio del Calatino. E noi abbiamo addirittura una fortuna, visto che siamo al confine con la provincia di Ragusa e molti siamo di origini, diciamo, della provincia di Ragusa, abbiamo anche un linguaggio comprensibile in quella parte, molti interessi agricoli ci legano a quella parte e parlare lo stesso linguaggio ci aiuta. Per Giovanni Spata, stabilizzazione contrattisti. Come mai in questi 10 anni non si è provveduto alla stabilizzazione dei contrattisti, mentre i comuni del circondario hanno già provveduto? Allora, non tutti i comuni del circondario hanno provveduto, ma questa è un'altra situazione. Per quanto riguarda i contrattisti, sin dal primo momento le iniziative che io ho potuto portare avanti da Presidente del Consiglio Comunale sono state quelle regolarmente, intanto, di fare i contratti e rinnovarli sempre. Abbiamo trovato una situazione di precarietà perché alcuni di questi contrattisti dalla precedente amministrazione erano stati declassati da B ad A e siamo riusciti in numero di 6 a poterli riportare a quella che era la loro categoria iniziale. C'è stato sempre l'impegno, non ci sono state delle normative spesso che ci hanno consentito di poter stabilizzare. Quando c'è stata la possibilità di fare la fuoriuscita l'abbiamo fatto e abbiamo consentito dei contratti triennali anziché per un anno, e quindi abbiamo sempre lavorato. Da questo punto di vista devo dire che molte volte mi sono scontrato con l'amministrazione, con il responsabile del personale, perché io avrei voluto sempre fare qualcosa di più per questi ragazzi, perché come loro sanno e sicuramente mi stanno ascoltando, sono stato sempre dalla loro parte, e quando c'era di fare il contratto per 3 anni mi sono imposto per fare un contratto per 3 anni, anche se qualcuno pensava che si dovesse fare di anno in anno. Oggi la situazione qual è? Con la legge questa ultima che è stata fatta del 2006, avranno il contratto per il 2017 e il 2018. Nel frattempo è stata fatta una normativa che consentirà l'avviamento della stabilizzazione. È anche vero che questa normativa deve essere finanziata e quindi ci vogliono le somme. E l'impegno quale sarà? Qualora domani avrò l'opportunità di amministrare da sindaco, di iniziare questo processo di stabilizzazione che ormai si protrae da molti anni. Sono 36 lavoratori che tengono all'impiedi l'amministrazione comunale, il comune di Mazzarrone, perché se consideriamo che della pianta organica iniziale dei 36 a tempo determinato, oggi ce ne ritroviamo solo con 18. Quindi necessita prendere questo impegno e speriamo di poterlo portare avanti. Per Nunzio Busacca ne è arrivato uno. Cosa intende fare per i giovani di Mazzarrone? Domanda molto semplice. Ma insomma, per i giovani di Mazzarrone, hanno tutto quello che gli serve in termini di strutture e di infrastrutture. Palazzetto dello sport, campo sportivo che è chiuso da 5 anni, da 6 anni, poi magari ci spiegheranno perché ancora è chiuso, e poi ho messo un assessore non competente, ho messo un assessore alle politiche giovanili che è Claudio Inghiamone, che è un giovane che già essendo uno di loro conosce bene le tematiche dei giovani e possono fare tutte le cose possibili che sono di competenza del comune. Io posso mettere a disposizione quella dotazione che ha il comune, ma la modalità di come divertirsi, di cosa fare a Mazzarrone, credo che sia il frutto di un'invenzione giovanile che va avanti nel migliore dei modi. C'è impegno, tanta gente per la squadra di calcio, c'è impegno per lo sport, c'è impegno per tutte quelle cose che i giovani
vogliono fare, noi siamo lì a disposizione non solo a dare il logo, ma tutte le cose che possono servire. Un piccolo inciso, l'ho dimenticato prima, in questa trasmissione, se ci sono degli argomenti posti, magari la domanda arriva per Spada o per Busacca, ma se l'altro candidato vuole intervenire per dire la propria, come nella fattispecie sui giovani, Giovanni può intervenire, o sui contrattisti che vanno, cerchiamo di crearlo, noi qui cerchiamo di non essere ingessati. Noi non siamo qui, noi siamo qui per farci, come dicevi tu all'inizio, una chiacchierata. Perfetto, per cui ecco, cerchiamo di non stare ingessati. E siamo anche abituati ad interloquire tra benissimo, noi. Per cui ecco, io credo che l'idea della gente di sapere cosa si può fare per i giovani, ma i giovani può interessare l'idea del candidato Busacca, ma credo che interessi anche l'idea del candidato Spada, voglio dire, viceversa, anche per la stabilizzazione dei contrattisti. Giovanni, volevi dire qualcosa? Sì, in merito a questa questione dei giovani, ne abbiamo già parlato diverse volte in quelli che sono stati i comizi elettorali. Allora, i giovani di Mazzarrone hanno diverse iniziative, sono associati, ci sono diverse associazioni, la Prologo, Viva la Vida, altri comitati che organizzano il calcetto, la pallavolo. Quello che serve a questi giovani è avere dei punti di riferimento, metterli a disposizione quelle strutture di cui Mazzarrone è ricca, come il centro di aggregazione sociale che ormai è stato completato ed è stato anche appaltato ad una cooperativa di Mazzarrone, e quello potrebbe essere un centro dove i nostri giovani possono lavorare ed esprimere le proprie potenzialità. Per quanto riguarda il campo sportivo, come poco fa accennava il mio collega, il campo sportivo è stato già completato. Parlando con il capo dell'ufficio tecnico, il geometra Guastella, mi diceva che sarà consegnato ormai subito dopo l'elezione, ma i lavori sono stati completati già da tempo e, come al solito, certificati e burocrazia varia hanno impedito di aprire questo campo sportivo. Il campo sportivo è stato chiuso perché durante una partita ci sono stati degli incidenti e quel campo sportivo non poteva ospitare pubblico, siccome c'era del pubblico all'interno, e quindi il campo sportivo è stato chiuso. Si sono dovuti fare tutti i lavori, è stato fatto un mutuo con costi a interessi zero con la regione siciliana, abbiamo fatto una bella tribuna di 500 posti, si sono ristrutturati tutti gli spogliatoi. Quindi il campo è pronto per essere consegnato e quindi ai giovani che vogliono riniziare quella che è un'attività importante, qual è la squadra di calcio, per quanto mi riguarda è stato per tanti anni il mio pane quotidiano, perché militavo nella squadra di calcio, ne sono stato presidente, giocatore, allenatore, e quindi per me è qualcosa a cui tengo particolarmente. Tornando, vuoi aggiungere qualcosa? Stranizza il fatto che per il mio amico Giovanni, che lui col calcio lo definisce pane quotidiano, da quando loro gestiscono lo sport a Mazzarrone a vario titolo, non c'è più la squadra di calcio. Puntualmente sotto le elezioni dicono che devono fare la squadra di calcio. Volevo dire qualcosa anch'io in merito alla stabilizzazione dei precari. In uno degli ultimi comizi, proprio lì, Piazza Autonomia del Comune, mi sono impegnato, e i miei concittadini sanno che quando io prendo impegni poi li mantengo, sono anch'io impegnato a stabilizzare il personale, questo precario, perché molti sono andati in congedo di quelli che erano in ruolo, e quindi io mi sono impegnato a stabilizzarli, perché adesso sono quasi indispensabili. Il Comune sono 36 e quelli sono 18-20, quelli diciamo in ruolo, e quindi sono indispensabili, li stabilizzeremo. Però volevo dire, per poterli stabilizzare ci vogliono i soldi. Ho avuto modo di dire che l'ultima delibera che ha fatto il Consiglio Comunale ha impegnato i soldi del precongedo, del congedo dei signori, quindi non si possono stabilizzare con lo stato dell'arte prima del 2017 e del 2018, se ne parla nel 2019, fatto salvo che non ci sono nuove leggi, che non ci sono nuovi fondi, non ci sono nuove disponibilità, e così ci accingiamo a stabilizzare. Voglio aggiungere, per quanto riguarda i precari, anche 5 anni fa li dovevano stabilizzare, e proprio nel periodo delle elezioni era l'unico periodo in cui
I precari non avevano neanche lo stipendio, non gli si poteva pagare neanche lo stipendio. Allora quindi questi sono ricordi lontani, ma è bene che qualcosa uno possa anche dirla, perché non è giusto approfittare del fatto delle elezioni, perché uno per raccattare qualche voto, qualche simpatia, può dire anche le migliori cose, però la realtà a volte si scontra con quelle, con le cose che sono state promesse e non fatte. Sì, no, non breve, ci fermiamo là però. No, una breve replica sì. La devo fare, perché sui precari c'è una storia molto lunga e l'allora sindaco Busacca non è che ha avuto particolare attenzione sui precari, anzi ci sono delle storie che sono a conoscenza di tutti, dove questi precari sono stati diciamo presi a pesci in faccia. È una questione molto vecchia, ma purtroppo che ritorna sempre quando si parla di campagna elettorale. Per quanto riguarda la stabilizzazione, non mi risulta che ci siano state delle normative che abbiano potuto consentire di stabilizzare, se non a carico dei bilanci comunali, e quindi andando a perdere quelle che sono 650.000 euro l'anno, perché noi dalla regione siciliana prendiamo 650.000 euro l'anno per i nostri 36 precari. Quindi il fatto che stanno continuando a lavorare regolarmente, prendono lo stipendio mensilmente come tutti gli altri, mentre noi abbiamo trovato una situazione diversa, che loro prendevano lo stipendio solo quando arrivava il trasferimento della regione che le riguardava. Invece da 10 anni a questa parte vengono pagati regolarmente come vengono pagati gli altri impiegati, e questa è storia, non ci stiamo inventando niente. Sono tartassato di domande che riguardano questa, in effetti è rivolta a Gianni Spata. Perché il Presidente del Consiglio Spata ad aprile 2014 sceglie insieme ad altri 4 consiglieri comunali di abbandonare il gruppo di maggioranza? Ma questa è storia, non è che ce la dobbiamo inventare. No, così qua. Acquietiamo tutti. Quindi, perché no, stanno dando questa sollecitazione. Non mi mette in imbarazzo assolutamente questa domanda, perché tutti sanno a Mazzarrone come si è evoluta la situazione politica del secondo mandato di Giannone. È stata presa una posizione da parte mia, ho continuato a fare il Presidente del Consiglio con responsabilità istituzionale, garantendo quella che era la legittimità del Consiglio Comunale, ma nello stesso tempo non ho condiviso una situazione politica che si era determinata, e quindi di conseguenza c'è stata questa scissione. In questi anni abbiamo lavorato bene per quello che si è potuto fare, perché abbiamo difeso l'ente da attacchi esterni che cercavano a tutti i costi di andare a distruggere questo comune da un punto di vista finanziario, e tutti sanno, perché ne abbiamo dibattuto più volte, oggi il comune di Mazzarrone, se non si trova in dissesto, non si trova in dissesto solo per la capacità del suo presidente e di alcuni consiglieri che non hanno voluto questo dissesto fantasma, che di fatto non esisteva, e poi magari entreremo in alcuni dettagli, e quindi io mi sento con la coscienza a posto per potermi candidare e presentarmi alla comunità di Mazzarrone. E questo me ne sto accorgendo giorno dopo giorno dalla presenza nei miei comizi in piazza. C'è tanta gente che mi viene ad ascoltare, che ascolta le nostre proposte politiche, e quindi penso di aver fatto la scelta giusta, assieme alle persone che hanno voluto, a ripropormi per la candidatura di sindaco. Salvo. Prego. Visto che ci potevamo interfacciare in questa discussione. Vi state cristallizzando su questo argomento. No, diceva giustamente, sì. Noi questa dei precari, ognuno dice la sua, ed è giusto che sia così. Quella del campo sportivo, ad esempio, ognuno dice la sua ed è giusto che sia così. Però volevo aggiungere una piccola cosa per quanto riguarda i precari. Non so a che cosa si riferisce il mio collega quando parla di una lunga storia con i precari. La storia con i precari non può essere oggetto di speculazione elettorale, perché quella storia è stata ampiamente disquisita, è stata ampiamente messa a fuoco. Per quanto riguarda i pagamenti, i soldi che arrivavano dalla regione, ci davano il 90% la regione e noi pagavamo il nostro 10%, che era quello per pagarlo. Come dovevamo fare per pagarlo non so. Per quanto riguarda il dissesto o quello presunto, abbiamo tutti gli atti fatti dal Consiglio Comunale ancora negli enti preposti, che sarebbe al Ministero, alla Regione Siciliana, che dovrebbe o accettare il piano di rientro che è stato fatto, di riequilibrio, oppure dirci che siamo in dissesto.
dai documenti che c'erano dal revisore dei conti e dall'ufficio ragioneria, consigliavano al consiglio comunale di andare in dissesto perché non c'erano altre strade. Se magari subito dopo entreremo in merito a queste cose, possiamo anche capire se le sfumature di quelle scelte hanno portato un documento economico all'ente. Salvo, prego. Abbiamo parlato di giovani, ma anche una componente molto importante della comunità di Mazzarrone è quella rappresentata dagli anziani, pensionati, insomma la terza età. Quali sono le iniziative che intendete eventualmente mettere in campo per stimolare la vita per quanto riguarda i cittadini che hanno a che fare con la terza età? Cominciamo da Giovanni, poco fa abbiamo fatto un annuncio. Allora, gli anziani di Mazzarrone sono delle persone che preferiscono frequentare quelle che sono le cosiddette vecchie società, quindi di solito si riuniscono in ambienti assieme per cercare di discutere, di passare la mezza giornata e cosa. Tanto è vero che il comune di Mazzarrone aveva un centro diurno per anziani, finanziato nel lontano 1990, e questo centro diurno per anziani, quando è stato messo in funzione, siccome si trovava un pochino dislocato rispetto a quella che era la posizione centrale della piazza del paese, praticamente non veniva frequentato da nessuno, andava solo una persona, due persone. Quindi l'anziano di Mazzarrone cosa vuole? Vuole stare al centro del paese, quindi creare delle sedi dove potersi riunire e quindi cercare di passare il tempo. È ovvio che noi l'intenzione qual è? Di sfruttare questo centro di aggregazione sociale. E quindi pensa di renderlo possibile questo il centro diurno, il centro diurno così come è realizzato e dove si trova, penso che non avrà la funzione quella per cui è stato inizialmente fatto. Anche perché no, questa collocazione dico nei suoi programmi. Collocazione dei nostri programmi, e poi ci sarà la possibilità magari di fargli fare delle attività sociali in questo nuovo centro che è stato rimodernato, e quindi un ambiente salubre, un ambiente perfetto dove potessi andare a confrontare e quindi stare un po' assieme. Musacco. Se potessimo intervistare anche qualche anziano ancora in salute e che magari era meno anziano perché purtroppo qualcuno ci ha lasciato, ricorderebbe i tempi dei servizi sociali dell'allora sindaco Nunzio Busacca. Erano tempi faraonici per questi nostri anziani: gite, divertimenti, incontri, servizi sociali fino a casa, chi più ne ha più ne metta. Naturalmente oggi di tutto questo, ma neanche ce lo sogniamo, non esiste niente più, siamo in un deserto totale. Ma mi chiedo, quel centro diurno costruito allo scopo, che gli ho consegnato il centro diurno più mi pare 70.000 euro di arredi, televisione, però lo era attrezzato per questo discorso. Non è che non lo frequentavano, non è stato incentivato a frequentarlo, perché nel frattempo, mancando l'asilo di Piano Chiesa, è stato adibito ad altro scopo con un cambio di destinazione d'uso. Allora guardate, molte cose si possono dire, ma come si fa a poter dire oggi che quel centro non lo frequentavano ed era proprio sotto l'asilo che andava in disuso, ed oggi pensano di farlo andare nel Giovanni Paolo II, che era stato finanziato ed era stato finanziato per tutti altri scopi, e da tutto Mazzarrone si dovrebbero spostare in un posto ancora più lontano, e non proprio in piazza, anzi si può distinguere per l'aria fresca perché è in mezzo agli ulivi. Quel centro Giovanni Paolo II, che fa parte delle enormi strutture che ha il piccolo ma grande comune di Mazzarrone, è stato costruito cambiando il progetto, mi sfugge il nome, ma pare che sia l'ingegnere Cafiso qui di Caltagirone, che era il direttore dei lavori, è stato costruito perché è stato fatto un progetto più piccolo, perché quel decreto scaduto del 1990, approfitto per correggere l'amico Giovanni quando dice che lui è stato in amministrazione dall'87 al 92, credo di ricordare bene quando dico che lui è stato in amministrazione assessore e vice sindaco con l'allora sindaco Petriglieri dall'87 al 90, perché le legislature hanno 5 anni di durata, generalmente quando c'è il mio amico si interrompono prima. Allora,
le cose. Io siccome realizzare la discussione, no, perché io ho detto che i nostri anziani vogliono stare in piazza, non ho detto che i nostri anziani vogliono stare da sotto. Il centro diurno, che quando noi siamo arrivati era già funzionato, e c'era l'impiegato Vito Terranova che faceva il custode, e poi un signore, Don Paolino, e un altro che vivevano su quel centro. Ma questo è durato per mesi e mesi. Quando poi si è fatto, quando noi abbiamo creato nel largo Ettore Majorana un centro per anziani, creato da noi e non certamente dall'amministrazione Musacca, là ci vanno più di 60-70 persone. Un'altra sede che si trova a Piazza San Giuseppe, che non è di proprietà del comune, ma è una sede politica, ci sono altre 60 persone, per dire che gli anziani preferiscono stare in queste cose. Per quanto riguarda il centro di ricreazione sociale, sono delle manifestazioni, delle cose da organizzare, e ovvio che poi si sposteranno, ma non pensiamo che gli anziani possano andare tutti i giorni al centro di aggregazione sociale. Ma scusami, sì. I centri quando si costruiscono dopo si animano, bisogna creare le condizioni perché ciò avvenga. Volevo aggiungere, quel centro che è stato creato in piazza Ettore Majorana, per capirci, di fronte alla scuola Ettore Majorana, non l'hanno creato loro, l'ho ristrutturato io, perché lì c'era allocato la cosa di Vizzini, lì, come si chiama quella agricola, la SOAT di Vizzini, e gliel'abbiamo attrezzato con computer. Era un'iniziativa che mirava a fare spostare non 700 agricoltori a venire a Caltagirone per fare i libretti UMA, ma spostare la SOAT e Mazzarrone per fare diventare a Mazzarrone il punto di riferimento, perché un posto dove ci sono 700 utenze, spostare 700 persone quando magari si spostavano 2-3 impiegati 2-3 volte la settimana, anche questo che era un beneficio per gli agricoltori di Mazzarrone è stato interrotto. Io questo ci tenevo a dirlo, però Giovanni, quella lì di dirmi che quel centro diurno dove oggi è asilo nido, intanto non era stato costruito per asilo, è giusto? Asilo, scusa. Non è stato costruito per questo. Avete cambiato la destinazione d'uso e non so se quella destinazione d'uso l'avete cambiato di ufficio tecnico o vi è stata approvata dalla regione pure. Però aggiungo, se una cosa è costruita per questo, va usata per questo. La casa è sempre vuota, ad animarlo sono la gente e l'amministrazione comunale ha l'obbligo di far vivere quelle cose creando le occasioni per far incontrare gli anziani. Stiamo sull'attualità. Concludere su quella cosa. Finiamo. Intanto abbiamo trovato noi i ragazzi della scuola materna in una catapecchia che stava crollando, e questo durante la tua amministrazione, che era la scuola materna che avevamo affittato dalla Curia. Quindi là non potevano rimanere più i bambini. I bambini si sono spostati in un locale decente e sono contenti di essere là. Per quanto riguarda il largo Ettore Majorana, la SOAT che dici tu è stata spostata in un locale migliore al comune, e là l'abbiamo adibita per i nostri anziani. Penso di aver fatto una cosa. Stanno arrivando tantissimi WhatsApp e tantissimi SMS. Ovviamente è chiaro, molti sono duplicati, per cui ecco, io cerco di sintetizzare e di rendere passare le domande più pertinenti, diciamo, ecco, non soltanto quelle che sono più di solletico, di stomaco. Ce n'è una che mi pare intelligente, è una domanda che si pone ai due candidati. Possibile che da 10 giorni la cittadinanza è scoperta della presenza dell'ambulanza del 118? Voi come vorreste risolvere questo disservizio a Mazzarrone, visto che capita spesse volte? Auguri e buona serata. Chi comincia? Giovanni, dai. La competenza per quanto riguarda il... Questi mi sembrano argomenti più pregnanti, diciamo. Per quanto riguarda il 118 è ovvio che dipende dall'ASL di Catania, e quindi non è una cosa di nostra competenza. Il politico cosa può fare? Può sollecitare, può risolvere la questione. In questo caso io conosco la situazione, praticamente mancava un'ambulanza, non so, in un paese numericamente più grosso, e secondo le scelte che fanno chi dirige le aziende sanitarie, a loro parere è più opportuno che l'ambulanza vada in quell'ambiente anziché rimanere nel nostro. Se ne vengono sempre con il discorso che noi abbiamo un'ambulanza ad Acate che è a 15 km, a Gran Michele che è a 18, però
È anche vero che noi questa situazione dobbiamo cercarla di risolverla in ogni caso. Sono situazioni che non si ripetono spesso, però che quando si ripetono sono molto fastidiosi, anche perché Mazzarrone in questo periodo non so quante migliaia di persone vengono a lavorare, e quindi ci sono delle situazioni, c'è una guardia medica, possono essere delle condizioni di emergenza. C'è solo una guardia medica. C'è solo la guardia medica e poi c'è questa ambulanza che dovrebbe essere là. Dovrebbe essere. Non ma so io invece ecco. Sono fiero di poter dire che nell'occasione, quindi in tempi lontani, è il motivo che l'ambulanza è arrivata a Mazzarrone quando ero sindaco io, perché il sindaco nella sua filosofia è anche il responsabile sanitario. Non nella filosofia, per legge. Per legge nella filosofia del sindaco è il responsabile cittadini. Della sanità. Abbiamo interloquito con l'allora ASL 3, con il dottore Ragona, era il responsabile dell'epoca. Questo dottor Ragone è stato disponibilissimo, ci ha ristrutturato tutto gli uffici, non li ha messo e non ha avuto tempo perché nel frattempo lui è cambiato, ci ha portato l'ambulanza, ci ha messo nelle condizioni di aprire la guardia medica appunto nel periodo di maggio, dal primo di maggio in poi, tenuto conto dell'enorme afflusso di persone che c'è in questo periodo per motivi di lavoro, anche per la sutura di un punto, per un piccolo danno che si fanno le persone che lavorano, devono correre nel vicino ospedale, ora di Caltagirone, ora di Comiso, ora di Vittoria, intasando. Quel posto, secondo me, va attrezzato bene e per i mazzarronesi, e l'ambulanza va medicalizzata. Quindi quell'ambulanza, che non è proprio un'ambulanza, ma è un tassì, nel senso che mette lì l'ammalato e lo porta obbligatoriamente, non vedo perché dobbiamo essere abbinati anche con l'ambulanza di Acate, quando si portano l'ambulanza, quando si chiama l'ambulanza del 118 ti portano esclusivamente a Caltagirone. Di fronte a questo, quando uno fa il sindaco, devi avere la consapevolezza che quell'ambulanza deve essere medicalizzata, e mi pare che voi l'avevate nel vostro programma da 10 anni, ma non se ne vede ombra. Quegli uffici, quegli immobili vanno attrezzati come un BTE, quel posto va attrezzato come un BTE, perché è inutile correre a Caltagirone con le strade che ci sono, con i medici distanti. Se c'è uno che ha un infarto muore per strada. Allora bisogna attrezzare quel centro e da qui interloquire con l'ASL 3 e con tutti quelli di competenza, perché no, con l'assessorato regionale, facendo capire l'importanza di quel PTE in quella zona, presidio territoriale che possa curare come primo soccorso. Di questo ne posso portare un esempio, ce n'è uno nella zona di Chiaramonte che è attrezzato di tutto e per tutto. Chiaramonte si intende, Giovanni tu che sei di Chiaramonte, come si chiama questa zona? Cassutta? Pezza. Ah, Contrada Pezza. È sinergico a tutte le contrade. Non sapevo che era di Chiaramonte. No. Chiaramonte. A Mazzarrone non è facile trovare gente che nasce a Mazzarrone. No, siamo lì, posso dire io che sono nato, cresciuto a Mazzarrone, di origine di Comiso, di Ragusa, ma questo Mazzarrone non è che è un paese. No, vabbè, è una curiosità. Questa cosa. Allora, quindi vedete, l'impegno è quello. 10 anni fa i nostri amici avevano nel loro programma che miracoli, strada facendo si sono persi i miracoli, non si frequenta più neanche la parrocchia. Giovanni, mi si chiede come intendi migliorare l'istruzione e la cultura, visto che nel suo programma politico a riguardo parlate soltanto di ristrutturazione edilizia. L'istruzione e la cultura. Sì. L'istruzione e la cultura. E la cultura. L'istruzione e la cultura, intanto dobbiamo mandare i nostri figli a scuola e dobbiamo creare le condizioni per farli studiare fino a quella che è l'età possibile più adulta. Per quanto concerne quello che si può fare su Mazzarrone è quello di fare delle iniziative. C'era in programma un finanziamento che era quello del teatro comunale di 1,8 milioni di euro che ci può aiutare, perché è un progetto esecutivo che era andato in graduatoria, poi sono diminuite le somme e quindi non è stato finanziato, ma anche lì si potrebbe fare qualcosa in merito a questo.
ci sono questi giovani che vogliono lavorare, che vogliono creare qualcosa di importante per la comunità di Mazzarrone, e noi li sosterremo su qualsiasi iniziativa. Per quanto riguarda altre iniziative, abbiamo la situazione della biblioteca, che da quando è andata in pensione la dottoressa Giuliano è un po' una situazione un po' precaria, e che quindi là si deve trovare una soluzione, perché sostituire la dottoressa Giuliano non è facile, e la biblioteca è anche fonte di cultura per i nostri ragazzi. Per quanto riguarda le scuole, non stiamo parlando di strutture, stiamo parlando di cultura, e istruzione. E no, è questo, volevo arrivare a questo. La prima cosa che si deve fare quando si va a scuola è di fare cultura e istruzione. L'istruzione si fa nelle scuole, quindi le scuole devono essere messe quanto più in sicurezza è possibile. La scuola di Cucchi, ieri sera parlando in Piazza Malta a Cucchi, mi sono impegnato a fare ristrutturare quella scuola e ad ampliarla. Tra le scuole da ristrutturare e da rendere più efficienti dal punto di vista strutturale, c'è anche il plesso Ettore Maiorana. Per quanto riguarda la cultura si costruisce. La cultura non è solo il teatro che fa la cultura, anche perché la costruzione di un teatro, la spesa di 1.800.000 euro, che è il costo dell'intero progetto, ma te ne finanziano, mi pare, il 60%, il 40%... Era al 100% per zero. Non ce ne sono finanziamenti al 100% per la costruzione di questa teatro. È una novità. No, e questa è la realtà. E ti dico che è la realtà, altrimenti guardiamo i documenti. C'era un progetto fatto da tecnici locali, non so adesso a chi l'avete affidato. Questo progetto all'epoca mi volevano dare a me un miliardo, e ci ho rinunciato perché dovevo anticipare anche il comune 300.000 euro. Dovevo, 300 milioni. 300 milioni, scusate. Dovevo compartecipare. Ma poi aggiungo, i nostri immobili sono quasi tutti attrezzati con aria teatrale. Anche la villa comunale oggi in abbandono, c'è un teatro che in estate potrebbe essere usato, un anfiteatro potrebbe essere usato. Il problema in un piccolo comune non è costruire un teatro, poi è mantenerselo. Qui trasmettiamo da Caltagirone, Pino. Mi pare che il teatro Metropol, come si chiamava questo, ancora è di proprietà della provincia, è la grande provincia di Catania, al comune di Caltagirone non l'ha neanche dotato di quello che poteva essere un centro di aggregazione culturale. Quindi dici, io ora costruisco il teatro e dopo come me lo mantengo? Come lo devo mantenere? Non grava sulle casse del comune il mantenimento, e con questo precariato economico che c'è nel comune, con il fatto che i comuni devono diventare quasi degli esattori alla ricerca di soldi nei propri concittadini, può mantenersi un teatro di quelle proporzioni? Quando già nel Giovanni Paolo II, quando già nella scuola media, quando già nel giardino pubblico, quando già in altri posti si può fare teatro. Aggiungo che nell'ex Cinema Mediterraneo, oggi magazzino comunale, dove era allocato prima l'ufficio di collocamento, che adesso non serve più, lì c'è uno spazio di circa 100 metri quadrati, sarà ristrutturato e messo a disposizione dei giovani per poterne fare l'uso che ritengono opportuno, come centro di ritrovo dove incontrarsi, anche perché è prospiciente una piazzetta, e quella piazzetta può essere utile per ritrovarsi senza intasare i veicoli stradali. Giovanni, no, io su questa cosa sì. Non possiamo noi rinunciare a un progetto esecutivo di 1.800.000 euro, tra l'altro a costo zero, forse si riferiva il mio collega a un altro tipo di finanziamento. Era un progetto esecutivo di 1.800.000 euro, siccome un teatro di piccole dimensioni, di 300 posti, che era un gioiellino, io penso che se ci sono le condizioni il teatro andrà fatto. Sono opinioni diverse. Vabbè, questa è un'opinione. Il bello dei programmi elettorali è questo: sottoporlo ai cittadini, i cittadini decidono se è importante ripristinare il teatro oppure no. Sono arrivati ad oggi i pareri degli organi competenti, Assessorato regionale, Ministero degli Interni, Corte dei Conti e compagnia, sulla proposta di riequilibrio? Credo la domanda è posta per Giovanni Spada. No, ad oggi non è arrivato niente in merito al
commissione del Ministero degli Interni e sia della Corte. Quindi la situazione economica in questo momento di Mazzarrone, entriamo. Allora, la situazione economica di Mazzarrone, cioè, c'è mi dà la possibilità di riequilibrio di bilancio. La possibilità di quanti anni sono di riequilibrio? Allora, il Comune di Mazzarrone ha fatto il bilancio 2014 il 18 dicembre del 2014. Un bilancio chiuso con 424.000 euro di avanzo di amministrazione e un risultato di amministrazione di 578.000 euro. Il risultato di amministrazione è la somma della disponibilità di cassa più l'avanzo di amministrazione. E noi abbiamo chiuso il 2014 in questo modo. Nel 2015, che è l'anno dove si è creato questo, a parere di qualcuno, questo squilibrio finanziario, c'è stata la normativa col decreto legge 126 sulla rideterminazione dei residui attivi e passivi. Quindi per legge l'ufficio di ragioneria doveva stabilire quali erano le somme che si potevano ritenere, che si potevano recuperare o meno. Il nostro ufficio ha certificato che 921.000 euro di residui attivi, secondo il suo parere, non erano più recuperabili e quindi andavano tolti dal bilancio comunale. Puliti. Quindi, considerando 921.000 euro su un bilancio che ha una spesa corrente di 3,8 milioni di euro, è stato un danno eccessivo. Questi 921.000 euro hanno tolto i 570.000 euro del risultato di amministrazione e la rimanenza sono stati suddivisi per 25 anni, che sono, mi pare, 18.000 euro l'anno. Questa è la situazione. Nel frattempo, nel corso del 2015, vista la mancanza di queste somme, sono cominciate le discussioni sul bilancio sì, bilancio no. Alla fine del 2015 non si è potuto chiudere il bilancio in equilibrio, a mio parere il bilancio in equilibrio si poteva chiudere e da lì è cominciata una tiretella bilancio sì, bilancio no. Su questa cosa devo dire che l'amministrazione comunale non ha fatto mai una proposta di bilancio, sia di approvazione di bilancio che di dissesto o di riequilibrio. Tutto quello che ci arrivava veniva puntualmente sottoscritto e firmato dall'ufficio finanziario. È partita questa situazione, secondo il sottoscritto non c'erano le condizioni per il dissesto e siamo andati avanti con questa situazione. Facendo il bilancio 2014-2016, il 2015 e il 2016 ha ripetuto quello che era il bilancio del 2014 e quindi siamo andati a posto. Nel 2017 si è fatta una delibera di riclassificazione e oggi il Comune di Mazzarrone assicura tutti i servizi, paga regolarmente tutti gli stipendi e quindi non c'è una situazione di precarietà, continua a pagare regolarmente Galat e tutte le cose, quindi vorrei capire un comune che paga regolarmente gli stipendi, che sono pochi comuni che continuano a pagare regolarmente gli stipendi, garantiscono tutti i servizi essenziali, perché per servizi essenziali si intendono il trasporto degli alunni delle scuole materne e delle scuole elementari, tutti quei servizi che si vengono ritenuti essenziali. Quindi, a mio parere, ma anche a parere della nuova dirigente, non c'erano le condizioni per fare questo dissesto. Tra l'altro, il Comune di Mazzarrone deve incassare per tributi pregressi 2,4 milioni di euro, tant'è vero che il Comune, il Consiglio Comunale, ha approvato la delibera per la definizione agevolata dei tributi arretrati. Molti hanno aderito e cominceranno a pagare quelli che sono i debiti verso il Comune di Mazzarrone. Oggi notizia certa, confrontandomi con l'ufficio di ragioneria, il Comune di Mazzarrone può chiudere un bilancio in equilibrio. Perché non può fare il bilancio oggi il Comune di Mazzarrone? Perché noi a novembre del 2016 abbiamo approvato una delibera di consiglio comunale dove abbiamo approvato un piano di riequilibrio finanziario. Il piano di riequilibrio finanziario a termine del 243 bis c'è un percorso che viene mandato alla commissione del Ministero dell'Interno e contestualmente alla Corte dei Conti. Ad oggi non c'è nessuna risposta in merito. Quindi il Comune sta lavorando sempre con riportandosi quelle che sono per capitolo e competenze le somme del 2014. Ma particolare difficoltà da un punto di vista economico oggi non se ne riscontra. Però io voglio dire, scusate se mi intrometto, prego. Riequilibrio di bilancio o dissesto
per i cittadini, è un tecnicismo diciamo, per i cittadini comunque per 5 anni le tasse vanno al massimo, che sia una proposta di dissesto, che sia una proposta di riequilibrio. Questo è legge, questo l'abbiamo vissuto qua. Allora, la differenza tra un dissesto è che tu non sei più padrone delle tue azioni, quindi dipenderai sempre da quello per che i cittadini, per no, i no, cittadini. No, arrivo subito. Allora, intanto l'adeguamento delle tasse non è stato fatto nemmeno al massimo, perché sono andate da 7,6 a 9,6 per quanto riguarda l'IMU, quindi non sono nemmeno fatte. Incidono per quanto riguarda le tasse 150.000 euro. E noi stiamo parlando di uno squilibrio finanziario che prima inizialmente c'era stato proposto come 728.000 euro per il 2015, alla fine i numeri che hanno portato allo squilibrio finanziario erano di 270-280.000 euro l'anno. Ma si può mandare in dissesto un comune per 280.000 euro? Non ci sono le condizioni. La mia osservazione era soltanto di natura pratica, ma non è la stessa non cosa. Tecnica, non è la perché... Che venga avallato dal Ministero dell'Interno e dalla Corte dei Conti il riequilibrio, il cittadino, che è l'ultima ruota, deve pagare le tasse portate al massimo. Ma non sono al massimo le tasse. Noi abbiamo fatto... Nel momento in cui sarà approvato... Ascolta, quando abbiamo approvato noi il piano di riequilibrio, abbiamo inserito le somme da dove dovevano arrivare. Siccome ci sono state sette pensionamenti, ci hanno consentito di andare a chiudere quel gap economico. Da premettere che nel piano di riequilibrio non è che poi ci sono stati messi solo questi 250.000 euro l'anno, perché nel frattempo è passato il 2015 e il 2016, ci sono spese anche dell'amministrazione Busacca di parcelle di avvocati di anni precedenti per 60, per 30, per 50, quindi alla fine si è chiuso tutto il conto. E ci sono anche delle somme di anni precedenti che non avevano copertura finanziaria, perché poi quando tu vai a fare il riequilibrio vai a sanare anche delle situazioni precedenti. In ogni caso, nel piano di riequilibrio finanziario approvato dal Consiglio Comunale, le tasse non sono al massimo. Volevo dire qualcosa, questo mi sembra che sia uno degli argomenti principe, diciamo. Io praticamente se avete bisogno di un po' di acqua, trovate l'acqua stasera con. Io mi sono. L'abbiamo fatta in bottigliera, non è andata al supermercato, naturalmente. Perché l'abbiamo in esclusiva. Che cos'è? L'acqua stasera, stasera con. Ah, beh. L'abbiamo in esclusiva. E se non vai tu un po' di promozione per te stesso? Chi non l'avevi vista, Giovanni? No, non andare al supermercato, l'abbiamo in esclusiva noi. Diciamo. Stasera con. Perfetto. Nunzio Busacca. Quindi praticamente è tutto a posto e il danno gli deriva da questo finanziario. Non siamo in dissesto, siamo in riequilibrio. In riequilibrio, ma questo riequilibrio consiste in questo, carissimi concittadini. Se passa il riequilibrio, per voi non cambia niente, sempre assai a tappaiare, i tasse sempre al massimo, solo con opposto di imporveli. Di imporvele il, come si chiama, il commissario ve le impone, il consiglio comunale per legge, non è che si può scostare più di tanto. La disavventura gli è arrivata che c'erano pure debiti dell'avvocato, di quale avvocato, poi magari mi farà sapere. Io se avrei iniziato questo discorso, io avrei detto: Giovanni, può capitare che anche amministrando chi fa qualcosa sbaglia. Se voi siete così convinti che non avete sbagliato niente, e perché non avete fatto niente? Ti aggiungo una cosa, guarda che è di oggi, una cosa dice non è arrivato niente, magari lui è impegnato in campagna elettorale, per il momento non va diciamo al comune. Stiamo parlando del ministero per quanto riguarda il riequilibrio. No, no, stiamo parlando il ministero ha mandato una lettera che dice: signore, mi dovete mandare i rendiconti del bilancio 2014, 2015 e 2016, aggiungerei 2017, altrimenti perderete ancora quasi 400.000 euro. Chi li paga questi 400.000 euro per tutta questa bagarre che si è creato al Consiglio Comunale di Mazzarrone, per tutte queste diatribe che avvengono? Condivido in parte con lui quando dice, carice, non c'erano motivi per andare in dissesto. Da questa stessa emittente, qualche volta interpellato, non in veste di candidato sindaco, ma da cittadino, e ti ringrazio perché mi invitavi, a questo io dicevo: non mi posso capacitare che il comune di Mazzarrone, fiore all'occhiello per quanto riguarda una serie di passaggi,
una serie di passaggi, invece oggi è andata a finire che siamo come tutti gli altri. Per me questo è frutto di un grande malessere personale, ma aggiungo io, non è il problema di chi trovare la colpa, ci possono essere mille colpevoli, ma la gente ha eletto dei responsabili politici e quei responsabili politici politicamente e amministrativamente ne rispondono. A questo punto io aggiungo, chi paga tutte queste tasse in eccesso se non era che per cose da poco? Perché siete arrivati al punto di non poter approvare per 2 anni un bilancio? Perché tutte quelle controversie personali che ci hanno portato a una situazione pericolosissima? Questa situazione è pericolosissima per il semplice fatto che ha creato un dissesto economico, chiamiamolo così per semplicità di linguaggio, ha creato anche un dissesto dal punto di vista psicologico in quell'ambiente che ha la necessità di essere uniti nella loro grande diversità, essere uniti perché ci attendono grandi sfide. Noi abbiamo una responsabilità che non vale solo per Mazzarroni, abbiamo una responsabilità comprensoriale, non possiamo perdere tempo in litigi perché abbiamo la necessità di garantire posti di lavoro, di garantire aziende, di garantire provvigioni, trasporti, servizi e quant'altro. Siamo un piccolo centro, ma siamo il cuore economico del Calatino Sud Simeto. Non ci meritiamo gente che litiga, dobbiamo essere prudenti e tranquilli. Gianni, vuoi aggiungere qualcosa per chiudere questo argomento? No, allora l'oggetto di questa campagna elettorale, così vuoi come leggere, qualcuno. No, ci bisogna già l'ho letta, non è che no, l'oggetto di questa campagna elettorale, nella idea di qualcuno, doveva essere questa del dissesto. Siccome il dissesto non c'è, allora si continua a parlare di un dissesto che di fatto non c'è, il dissesto, e quindi lo sanno, ma questo già l'hanno capito anche i cittadini. Quindi, per quanto mi riguarda, l'unico merito che mi posso prendere oggi io è quello che, malgrado qualcuno, ha insistito per questo dissesto, perché se oggi noi saremmo stati in dissesto, la campagna elettorale avrebbe preso un'altra piega, e quindi di fatto il dissesto non c'è, perché noi abbiamo una delibera di riequilibrio finanziario che non c'entra niente col dissesto. Il riequilibrio finanziario è un riequilibrio che nel giro di 3 anni, sempre verificando che quei numeri sono veritieri, perché io ho già premesso che ci sono dei numeri che non sono veritieri in quel disequilibrio che è arrivato. E quindi noi abbiamo presentato questo piano di riequilibrio intanto per bloccare questa situazione. L'amministrazione che verrà domani, se ci saremo noi, già questo piano di riequilibrio sarà messo a posto nel giro di qualche mese. Perché la certezza è che il nuovo dirigente mi dice non c'erano le condizioni né prima e manco ora. Quando arriveranno i primi documenti in merito al riequilibrio, perché quello di cui parla l'amico Busacca non sono dei documenti in merito al riequilibrio, ma sono, il Ministero chiede la certificazione dei bilanci degli anni precedenti, ma se siamo in riequilibrio la certificazione non ci può essere. Quindi la risposta del dirigente quale sarà? Siccome noi siamo in riequilibrio finanziario non ci può essere la certificazione dei bilanci per quei anni là, quindi quella là è una cosa creata ad hoc, guarda caso inviata da un assessore molto speditamente in questi giorni che faceva parte dell'amministrazione Giannone e che oggi gareggia per la candidatura di Busacca, e quindi si è promurata di dare questo documento creando questa confusione che non c'entra proprio niente sul fatto del riequilibrio con il fatto di questo non documento. Non ho capito che l'ultima cosa, mi ero distratto per vedere un po' gli SMS. Ho fatto riferimento a Giannone? Ho fatto riferimento a un assessore, l'assessore al bilancio, che si è promurata di distribuire questa posta qua. L'assessore al bilancio, lo sanno che l'assessore al bilancio, che oggi gareggia per Nunzio Busacca, e quindi hanno messo in giro questa situazione qua, che non c'entra niente col discorso del riequilibrio, perché con il discorso del dissesto, perché con il riequilibrio è ovvio che non ci sono i bilanci da certificare, perché l'ente cercava la certificazione dei bilanci 2015 e 2016, che non ci possono essere perché siamo in riequilibrio. Salve. Veloce. È un argomento importante. Lo so che è un argomento importante. Ah, certo, questo era l'anima della tua campagna elettorale. Della che mia, non della mia. No, perché purtroppo questa cosa noi sappiamo da dove è nata
evito di fare nome di persone che non possono rispondere, ma è anche vero che questo ha detto Giovanni, ha detto una cosa interessante, non è l'anima della mia campagna elettorale, sì. Sono i calcoli che sono i conti che avete portato voi in consiglio comunale e naturalmente i calcoli e le delibere che vanno in consiglio comunale, aggiungo. Per intanto bisognerebbe cominciare a ringraziare il gruppo di Progetto Mazzarrone. Già fatto pubblicamente. Perché senza il gruppo potresti continuare. No, senza già fatto il gruppo pubblicamente. Di Progetto. Ti sei anche arrabbiato che ho ringraziato no. Saraceno. Dice, si ringraziano le persone da morte, no, da vivere. Quindi. No, dico, potresti cominciare a insistere, a ringraziare chi ti ha consentito di fare... Secondo te, perché Saraceno e Combane non hanno approvato il dissesto? Ma quella non era un'opposizione, quella era un'opposizione responsabile, ha capito. C'era il dissesto, votava il dissesto. No. Cioè, l'assurdo qual è? Che i 5 consiglieri di opposizione, Progetto Mazzarrone, che fanno riferimento a Nunzio Busacca, non hanno approvato il dissesto. Ma per questo del dissesto... Perché non hanno approvato il dissesto? Giovanni, scusa. Se c'era il dissesto. Ti spiego. Perché giustamente è un argomento delicato. Non hanno approvato il dissesto, perché? Hanno approvato il riequilibrio, che come dicevi è un tecnicismo, ma non cambia niente da questo punto. E in ogni caso era un modo forse per agevolarti, per mettere una pezza in quel caso. Io non sto dicendo che quelli all'epoca gareggiavano con te, tant'è vero che quelle persone che oggi sono in lista con me, all'epoca tu, anzi gli amici... E il sindaco, il gruppo del sindaco li accusavano di ingiuciare con voi per fregare il sindaco, ma tu vedi che condizione delicata che c'era, la responsabilità di quei galantuomini per non rovinare immediatamente il comune portavano ad essere accusati ora dal gruppo uscente del sindaco, ora da loro, perché loro dici perché non hanno fatto questo? Appunto, quelle stai persone, contraddicendo perché quelle se c'era persone stai andando talmente a provare. Responsabile, ma dico di più. Ma come fai Giovanni a dire che la gente, non ci sono i numeri esatti in un bilancio che si porta in consiglio comunale? Stai dicendo, se la terminologia esatta è questa, io non lo so, stai dicendo che qualcuno ha manomesso i numeri e mi pare che sia un falso in bilancio questo. Mi pare che questo non si può fare. Ma questo non è la prima volta che lo dico, l'ho ripetuto diverse volte. Ma stai sbagliando naturalmente, tu dici cose che sono gravissime e ti prendi le responsabilità delle cose che dici. Ma non è possibile che il ragioniere capo che mi prendo le responsabilità. Ma il ragioniere capo pensi che insieme al revisore dei conti, il revisore dei conti ha certificato dei numeri già scritti, no. E allora non l'ha revisionato, non ha fatto il suo mestiere, ma stai scherzando? No, è così. Ma Giovanni, ma scusa, il revisore dei conti si è attenuto a quelli che erano i numeri chiede che ha trovato. Vi prego di soppesare le parole. Ma io dico, vi prego di soppesare le parole, qui non stiamo facendo i nomi dei professionisti, ma né del revisore, né del segretario generale, né del ragioniere, però quello che sta asserendo è di una gravità inusitata, diciamo. Ma giusto? Pensi che Giovanni, io scusami se mi permetto di richiamarvi, diciamo. Voglio dire, un revisore dei conti se certifica è perché certifica ha quei letto numeri, le carte. Quello gli viene presentato. Se lo fa, l'ho capito. Si assume la responsabilità. Certo. Giovanni, scusa. Certo. Ma per giunta il revisore dei conti, tranquillo, la persona eletta, Giovanni, condividi con me che il revisore dei conti è la persona. È chiaro che eletta le affermazioni che fanno i candidati. No, il candidato. Vabbè, io attenzione, quelli è che candidato. Sono in generale si assumono le responsabilità, voglio dire. Siccome già ne abbiamo abbastanza, non vogliamo assumere. Ma siccome io di questa cosa già ne avevo parlato e avevo fatto anche un esposto in merito a questa cosa, perché il comune di Mazzarrone, che si voleva portare a dissesto per una questione politica, non ci doveva andare a dissesto e quindi io ho messo la responsabilità di quello che dico, ma li dico con cognizione di causa, non è che lo dico perché stasera sono uscito di me. È giusto, diciamo che tranquillamente. Sì, ma è anche vero, come dice Pino, soppesiamo comunque le parole perché parliamo di persone, non sono presenti, però dei professionisti non possono replicare. No, ma vale per tutti, non è, quindi teniamo fuori le persone che non ci sono perché non hanno purtroppo per loro diritto di replica. Andando avanti, se io posso parlare sempre dai, di voi, poi facciamo una pausa di 2 minuti. Parlo dei vostri bigliettini da visita, sì, che sono sotto gli occhi di tutti.
Cos'è i bigliettini televisivi? È la loro propaganda elettorale. Ah, no? I santini, ma anche i manifesti. E mi volevo soffermare su delle parole che avete usato rispettivamente. Volevo capirne di più, perché la prima cosa che mi è balzata agli occhi. E una domanda quindi fatta in tandem. Nella tua propaganda elettorale campeggia la parola competenza. Sembra quasi che tu volessi dire: se votate me, io sono competente. Quello che mi ha preceduto, quelli che mi hanno preceduto da sempre, non sono stati mai competenti. Oggi è arrivata la persona competente. No, è una mia interpretazione. Sembra così. Invece Mazzarone è grande di nuovo, come se fino a ieri Mazzarone fosse stata piccola. Volevo dei chiarimenti in merito a queste parole che avete usato per propagandare la vostra candidatura. No, sul mio hashtag competenza non c'è niente di riferimento a nessuna persona che mi ha preceduto o chi verrà per il futuro, no, per, infatti, il mio, sempre, per il mio avversario. È un discorso di competenza, perché penso che in questi 30 anni vissuti in prima linea qualcosa. Perché non è casuale l'uso di questa parola. No, non è stato casuale. Un fondamento, qual è? Casuale. Anche perché questa esperienza ultima mi ha forgiato ancora maggiormente, perché ci sono state delle situazioni da andare a difendere in un modo molto attento, e quindi mi sono confrontato diverse volte con professionisti, con persone che hanno arricchito quella che poteva essere la conoscenza che un amministratore, una persona che si presta alla politica, può avere. Però in determinate situazioni si è dovuto andare oltre, e quindi la competenza è stata accresciuta. Che servirà eventualmente? Che servirà per proseguire eventualmente questa esperienza. Quindi vuol dire affidabilità nei confronti del primo cittadino? Sì, e sì, quindi una comunità non lasciata sola, allora è questo. Per quanto mi riguarda... Non era riferito a niente, non era riferito a nient'altro. Mazzarone è grande di nuovo, perché fino a ieri è stata piccola? No, fino a ieri è stata perché piccola. Lasciate questo slogan. Mazzarone, grande di nuovo, ho avuto ed ho l'impressione certa, diciamo così, che rispetto ai fasti del passato, quando Mazzarone godeva dei benefici comprensoriali, quando era oggetto d'attenzione per mille modi, quando partecipavo ai tavoli tecnici, ai tavoli dei servizi sociali comprensoriali, aveva da dire la sua. Ho avuto l'impressione, e questa è constatata dai fatti, che avevamo perso diciamo, la grandezza che abbiamo lasciato noi. E allora, visto che la persona che aveva portato Mazzarone grande era io, per questo mi avevano scelto, in questa condizione dico: se votate me, torneremo alla grandezza del passato. Questo era, non voleva, ma la percezione che Mazzarone non è Mazzarrone di una volta, no, è evidente. La cosa è opinabile, ha da ridire. Allora, guai se non avesse da ridire. Ma si può dire che Mazzarone era grande quando c'era Nunzio e ora ritornerà. Mazzarone è grande perché è fatta di grandi imprenditori, di grande persona, e hanno rappresentato una persona grande. Grandissima. Allora, quindi, come si fa? Cioè, il fatto è certo offendere chi lavora per cercare di portare Mazzarone sempre ai fasti che ha sempre avuto, quindi il fatto di avere la presunzione di essere già grande o ritornare mi sembra una cosa un po'... No, non è una presunzione, scusa Giovanni, però questa ti voglio dire una cosa simpatica. Non è che era una questione di grandi o piccoli, io ricordo a me stesso che eri tu stesso ad ammettere che eravamo grandi, tant'è vero che in occasione di un cambio assessorale ti avevo proposto a me di farmi l'assessore, e ti ricordi di questo, no? E non è che hai rinunciato all'epoca perché non volevi far parte di una grande squadra, hai rinunciato all'epoca, mi avevi detto anche quali erano le tue simpatie, era turismo, spettacolo, queste cose qui, ed eravamo d'accordo. Hai rinunciato a quel discorso politico del momento, mi pare che era il 2001, che cos'era? Allora finisce che poi... Il 2001, hai rinunciato perché detta così pare mi hai chiesto che volevi fare il vice sindaco, è un defettato. Si avvaleva della tua competenza. Allora, il fatto che Busacco si voleva valere della mia competenza vuol dire che era una persona a cui credeva e quindi mi riteneva capace e competente di questa cosa qua. Stiamo parlando di un periodo storico quando c'era il Partito Popolare, a cui io avevo aderito al Partito 2000 forse, al Partito Popolare,
E quindi noi che eravamo passati al Partito Popolare c'era quel discorso di PD di centrodestra e c'è stata questa discussione. La discussione dove voleva finire quella di Busacca, che era quella: tu solo come assessore, gli altri non gli interessano. Io ho detto, se si fa una situazione organica con i consiglieri, con il gruppo e cose, può darsi, premesso che poi ci doveva essere un continuo per gli altri anni successivi perché si andava verso l'elezione, era un discorso che si poteva fare, ma altrimenti e poi la discussione è decaduta là. Quindi, no, non è caduta, io ti ringrazio che allora avevi pensato di fare, però poi le nostre strade ma non c'entra, sono nella legge, Giovanni, andate avanti per altre, per altre cose. È diverso l'approccio, però Giovanni, no, scusa, è diverso l'approccio. Perché io detto così... Dice, no, non ci siamo messi d'accordo perché tu invece no, l'assessore volevi fare un'altra cosa e no, non è corretta. Hai chiesto cosa. Di fare il vice sindaco e no, naturalmente c'era una prospettiva, ma non è che la questione era vista in questo senso, almeno io forse non ci siamo capiti o dimentichiamo col tempo. Io all'epoca ponevo una questione che era importante, ci sono questi due gruppi, siccome più uniti siamo più risultato abbiamo, indipendentemente che qualcuno non poteva essere d'accordo, andavamo avanti con dei numeri consistentissimi, con l'80% degli elettori di Mazzarrone, no? Era un discorso politico, però io ti invitavo a fare parte di una squadra collaudata dove già c'era l'autista, il problema non era creare un altro autista, tu salivi su un treno in corsa e quel treno in corsa se lo sceglievi l'avessi trovato buono, perché in quel caso eravamo a posto. E io guidavo, per mia natura le cose me le voglio conquistare sul campo, quindi se ci riesco a fare il sindaco la devo conquistare. Però non era una questione di hashtag e di competenza, la competenza io ce l'avevo, tu eri un passeggero politico, il passeggero non hai voluto salire e restai stappere. Che saliremo ora. mi piacciono tutti questi intercalari siciliani, diciamo, dai. No, 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 è bella questa cosa, io ti proponevo un passaggio in prima classe, lui ha preferito rimanere a piedi. È sbagliato questa cosa, io all'epoca pensavo al futuro, perché non era detto che io dovevo fare la terza legislatura, era tutta un'evoluzione normativa in corso. La terza legislatura è venuta subito dopo, con discorsi che se volete ne possiamo discutere, no. Io pensavo a una discussione del momento, c'erano ancora 2-3 anni, sì, è vero, pensavo a una discussione. Ma siccome io per mia natura non mi piace vincere facile, e quindi io preferisco, se devo andare a fare il sindaco, me la devo guadagnare. Allora qualcosa in comune ce l'ha. Me la devo guadagnare. Allora, prego. Io dico, andiamo. Torniamo all'attualità, questi siparietti anziende del passato. Servono per capire alcune dinamiche, diciamo, no? Per chi vive le cose della politica, poi si danno delle letture e a distanza di tempo, con la serenità, diciamo, si possono dire e si possono anche digerire con più facilità. Ma è chiaro che vanno contestualizzate a quel momento, diciamo. Adesso dobbiamo fare una piccola pausa di 2 minuti per un minuto il redazionale di Calatambiente, perché sapete che è partita giorno 1 sarebbe dovuto partire la raccolta porta a porta in tutto il Calatino. Ci sono un po' di difficoltà, però pian piano pare che le cose si stiano cominciando a sistemare. 2 minuti e torniamo subito in diretta. Prego. Ogni settimana una famiglia produce circa 25 kg di rifiuti. Nutrirsi, lavorare, divertirsi durante tutta la nostra vita si accumulano inesorabilmente rifiuti. E senza la nostra attenzione, tutto questo è destinato inevitabilmente ad essere smaltito in discarica, danneggiando l'ambiente e le nostre tasche. Ma in realtà ogni rifiuto è una preziosa risorsa a cui restituire nuova vita, facendo correttamente la raccolta differenziata. Bottiglie, vasi e imballaggi di vetro, lattine, barattoli, bombolette, scatolame, giornali, riviste, quaderni e libri, bottiglie, flaconi, sacchetti e confezioni, alimenti, scarti di cucina, sfalci e ramaglie. Il 1 giugno 2017 ha inizio una svolta epocale nella raccolta dei rifiuti che coinvolgerà progressivamente tutti i 15 comuni del territorio calatino. Saranno rimossi i cassonetti stradali per un nuovo servizio porta a porta, con l'obiettivo di raggiungere entro l'anno il 65% di raccolta differenziata in tutto il territorio,
è rendere il Calatino un esempio di eccellenza nazionale. È semplice, ricorda di consultare il pratico manuale e utilizzare il calendario settimanale del servizio Porta a Porta. Non mi rifiuto, la nuova campagna di educazione alla raccolta differenziata e al riciclo. Insieme possiamo cambiare le cose, dipende solo da te. E tutti i giorni sto male, io non ti vedo cambiare, se ti ostini a stare qua. Io dico che si può fare, che si può migliorare, se rimango, se resti qua. Dove cerchiamo... Allora siamo in diretta ancora con i due candidati a sindaco della città di Mazzarrone, Nunzio Busacca e Giovanni Spata. Giorno 11, domenica, appunto, i cittadini di Mazzarrone dovranno scegliere. Si sta dibattendo su alcuni argomenti, sono stati tantissimi gli sms che stanno arrivando e i whatsapp, ovviamente cercheremo di sintetizzarli, però ci siamo soffermati su quelli che sono i temi più interessanti e più scottanti, diciamo, della situazione, dell'attualità. È inutile parlare del passato, credo che questo è quello che interessi di più ai cittadini elettori. Vogliono sapere l'indomani dell'11 giugno, il 12 giugno in poi, il nuovo sindaco come affronterà. Di una cosa siete tutte e due d'accordo, che il comune è più o meno in dissesto, giusto? No. Dissesto, non sono vabbè, d'accordo io su questa cosa. Vabbè, riequilibrio o dissesto, voglio dire, c'è da sistemare i conti. I conti sono già sistemati, deve cambiare il pilota. Non ho capito niente. Vabbè. Deve cambiare il pilota, i conti sono sistemati. Ma allora pilota... è colpa del pilota che c'è al momento, se le cose non sono... No, deve cambiare il pilota, prendersi la responsabilità di portare avanti il piano di riequilibrio, perché il piano di riequilibrio è stato mandato, è stato lasciato là. L'indomani di questo andremo a Roma, andremo a vedere il piano del riequilibrio, così come ci ha confermato la dottoressa responsabile del servizio finanziario, gli diremo come stanno le cose e quindi riprenderemo una nuova situazione politica a Mazzarrone. Non è così comunque, io mi auguro che è così, e in ogni caso la responsabile finanziaria, che in questo momento è la miracolata di turno, la responsabile potrebbe, avrebbe dovuto... Chi è la miracolata di turno? È la responsabile finanziaria del momento, che di prima era il cattivo, quello che si era adoperato per portare il comune in questo, secondo lui. Questa di ora non c'è più il dissesto perché ha cambiato. Carissimi concittadini, se cambiano gli impiegati, si sistema tutto. Bravo. Io secondo me voi dovete cambiare loro. Se cambiate loro si sistemano per davvero tutte cose. Salvo, riapriamo questa seconda parte, prego. Sì, io volevo sapere da entrambi se avete un sogno nel cassetto per Mazzarrone, un sogno da realizzare. Dovete sapere che Salvo Cone è un buono. È un buono, per cui anche quando pone le domande cerca appunto di essere e di seminare buonismo, ma è giusto che sia così. Credo che la sua partecipazione stasera sia quella di riequilibrare, di dare serenità. Voglio sapere se... No, ma perché volendo o nolente, siccome tutte le sere con i comizi ve le siete cantate e suonate, sappiamo perfettamente. Giusto? Sei informato? Assolutissimamente sì. Giovanni, prego. Ognuno di noi nelle proprie famiglie ha sempre un sogno nel cassetto per la propria famiglia. Voi che sogno nel cassetto avete per la vostra Mazzarrone? Ma partiamo dal se fatto c'è, che se esiste. Partiamo dal fatto che sei informato, quindi allora vediamo se sei informato giusto. No, Dio, voglio dire, non mi date ora. Nei nostri comizi. So perfettamente che seralmente avete fatto comizi. Certo. E io però nei ma stavo bello dicendo, è stato questo anche. È bello è questo, nei piccoli centri sono importanti. Ma anche a Mirabella mi risulta c'è il contatto diretto con le persone che ci seguono e ringraziamo per la loro disponibilità a seguirci e ad ascoltarci.
naturalmente nel caso che uno viene in televisione vale che i confini locali e ci si rivolge quasi al mondo intero. Volevo e quindi dire... spunta Salvo Cona. E quindi con i desideri si materializza, viene a... ci rivolgiamo al mondo e si materializza Salvo Cona. Ma i nostri comizi, mentre io sbagliando sicuramente mi sono sforzato di dire il motivo perché mi sono candidato e di illustrare il mio programma, che guarda, il mio programma non è il programma che ho fatto io, il mio programma è il frutto di gente che si è messa a disposizione con tavoli tematici, con sondaggi online, ci hanno dato delle segnalazioni che noi abbiamo sintetizzato e che è qui. Mi risulta, ma questo può essere verificato, che l'amici della lista avversa non si sono sforzati di far sapere il proprio programma, non mi pare che neanche ce l'hanno. Un programma l'hanno depositato necessariamente. Vabbè, no, aspetta. La legge fammi va venire. Depositata. Allora, ma che no, c'è? Una precisazione. Ce lo può dire lui stesso. Abbiamo mandato 1600 buste, ogni famiglia di Mazzarrone ha il nostro programma. No, ma aspetta, tutte ma vedete, ma vedete 1600 buste con sì, il programma dentro. Hai visto? Noi invece mettere non li spediamo. Non serve. Se è così. No, volevo dire. Continuiamo, non interrompiamo. Sto scherzando. Noi non li spediamo con la posta, glieli portiamo e contribuiamo a spiegarglielo casa per casa. Ma il fatto allora che avete questo programma e gliel'avete mandato a casa non vi esautora dal fatto che non lo dovete spiegare nei comizi, perché se nei comizi non mi avessi candidato io, mi suonatero tutti in radione, non avreste di cosa parlare. Eppure cambiate 3-4 persone ogni sera per completare il comizio. Io dico, Caruso, spiegate il vostro programma, non mi tartassate sempre a mia, perché io non è che posso fare miracoli. Io mi dovresti dire grazie che ti sei candidato, così potremmo fare i comizi e ti possiamo dire un sacco di parolacce. Ma io so che non me li merito. Naturalmente faccio come un fatto terapeutico, vedo che stanno bene, continuate in questa strada. Ma che significato è? Mi dovete scusare. C'è una differenza. Ma che io i suoi comizi me li assisto, mi metto là e me li guardo. Lui sistematicamente, come finisce il suo comizio? Sarà. E che c'entra? Quindi, ma questo non è che me li vedo. Ora quindi, vedo che ci imitate pure, li fate quindi, in diretta lì. Come, e io come sai se parliamo di programma o non parliamo? Ma come fai? Ma tu mi sottovaluti. Ieri sera, allora, dopo due minuti, mi pare che non ti ho visto non più. Non mi devi sottovalutare, me ne vado io. Ma lì ci sono centinaia di persone che ascoltano e sono indignati perché dicono: ma Nunzio lo conosciamo da tanto tempo, avrà tanti difetti, ma non lo possiamo paragonare a questo mostro rappresentato da te. A questo mostro rappresentato da te. Io ti consiglio. Consiglierei in queste ultime due serate di parlare delle cose che vuoi fare, se ce n'hai da fare, e non lasciami stare a me e non mandare gente per 20 minuti in televisione, per i 20 minuti in televisione di concorrenza, a dire cose magari che non vanno bene, che poi si acchiappano pure qualche querela e dopo ci tocca dirsi raccomandando per toglierci la querela, perché le elezioni finiscono, Pino. Le elezioni finiscono dal 12, siamo ognuno per i fatti suoi, tranne io che forse sarò investito di questo nuovo problema di fare il sindaco a Mazzarrone. Non ti preoccupare. Prego, andiamo. Ma sì, ma qual è il tuo sogno? C'è il sogno. Il sogno. Ma il sogno, io sono abituato a sognare cosa ad occhi aperti. Cosa immagini per Mazzarrone? Ma io immagino, vedi, la mia sigla finale nei comizi è un mondo migliore. Il mondo migliore si può fare senso? Mille cose per mondo migliore, però devi sempre partire dall'esistente. Se io eredito una ditta fallita, ma che cosa posso sognare? Posso sognare solo di fare sacrifici. E a quel punto ci vuole un buon manovratore per alleviare la sofferenza. Altre che chiacchiere. Ora io chiedo ai miei concittadini e pure al mio collega amico Giovanni. Giovanni, ma se tu erediti da tuo papà, buonanima, oppure erediti un'azienda fallita, ma che cosa puoi garantire? E aggiungo pure che se io ho un'azienda fallita, ma vado a mettere di nuovo l'amministratore delegato chi è la causa del fallimento? La causa del fallimento, mi devi scusare Giovanni, sei tu che oggi rappresenti il gruppo dirigente uscente e ti stai candidando per sanare un problema che hai creato tu. Ma io mi stiamo scherzando? Queste sono cose che possono succedere solo in un piccolo paese come Mazzarrone, in gruppi dove si è accorto
di persone che rappresentano quel ruolo e ci si trova a dire: Giovanni, io mi candido. Giustamente ognuno è libero di fare quello che vuole, ma anch'io posso essere libero di dirti: ma se tu sei il problema, come puoi essere la soluzione? Il problema del dissesto del comune di Mazzarrone, tu hai il 50% della responsabilità. Ti ricordo che il Presidente del Consiglio, nell'esercizio delle sue funzioni, è delegato al bilancio, al piano regolatore e a tutta una serie di regolamenti che fanno. Proprio in queste due cose, carissimi concittadini, caro Pino, caro Salvo, tu vivi a Mazzarrone, proprio in queste due cose laddove ha fallito il Consiglio Comunale. E chi ha fallito in quella direzione politica, che praticamente il risultato è quello che si propone. Ora, come arrivo io, me ne vai a Roma e risolvo il problema. Stai aspettando a ride per risolvere il problema. Ma allora pensavo se ti aiuto prima. Sia ancora in carica, faccia domani. Scusate, ma è una cosa molto... Non è possibile non che un comune di Mazzarrone... Non qua il sogno Giovanni. Nel cassetto di... No, vabbè, intanto ha fatto delle affermazioni. Ha fatto delle affermazioni. Puoi replicare, Giovanni. Allora, certo. Io devo andare oltre allora a questa situazione. Ecco. Il fatto che il collega qua, Busacca, Nunzio, continua sempre a parlare del dissesto, è ovvio che è qualcosa su cui hanno puntato questa campagna elettorale. Tanto è vero, no, fammi parlare adesso. Tanto è vero che questo per rafforzare l'ipotesi delle difficoltà finanziarie, il qui presente Busacca, in tempi non sospetti, nel mese di agosto, quando si doveva decidere se andare a dissesto o riproporre un piano di riequilibrio, si trovavano nel cassetto una parcella di 172.000 euro. Per una sentenza del 2000, siamo al 2017, dice così, dice tra chi te, tra altri 172.000 euro, gli diamo il colpo di grazia. Quindi il disegno del dissesto, è ovvio che a querela in ogni caso se la vi pigliare, ma la pigliavo stessa. Il disegno del dissesto è un disegno pilotato, e lo ribadisco, e i cittadini l'hanno capito, sì. Perché tu ora devi spiegare. Se tu hai avuto una sentenza assolutoria da un punto di vista legale, ma da un punto di vista morale hai fatto una pessima figura con i tuoi lavoratori che li mandavi in mezzo alle zecche a casa di caccia per 7 anni. Scusa, se la cosa le dobbiamo dire a tutte è così. Tu per 7 anni con un progetto punitivo hai mandato 9 ragazzi a casa caccia e sappiamo di cosa stiamo parlando. Queste 9 persone ti hanno denunciato per abuso d'ufficio. È scattato da parte nella fase di indagine con l'argomento no che scusa dobbiamo andare no ma che c'entra sull'attività c'entra, amministrativa c'entra perché la figura del Santarellino non può passare, cioè il personale è questo, non ci sono stato di 172.000 euro dovevano contribuire a questa cosa, perché non si capisce come si può richiedere 172.000 euro di parcella di avvocato non pagate mai o subito dopo l'insediamento della nuova amministrazione, dopo 7 anni, o a distanza di 9 anni. Quindi spiega tu perché ancora pretendi 172.000 euro dall'amministrazione comunale. Ma detto che ti spiego, intanto premesso che dicevi bene tu, che questa situazione non c'entra niente. Come non c'entra la persona nel cassetto con il sesto. No, no, allora quindi questa non c'entra niente, Giovanni. Per intanto, no, c'entra, allora, ci sarà se preciso. E abbiamo opinioni diverse. Allora quindi io ti spiego, ma vedi la difformità, questa qui è una situazione talmente delicata che praticamente lui continua a portarla per fare tutta l'erba un bacio. Ti spiego, questi amici che all'epoca si sono sentiti, parla lui sempre degli i contrattisti, questi contrattisti qua, si sono sentiti lesi nei loro interessi, è giusto? E per 3-4 anni hanno tenuto sotto scacco giunta e sindaco, all'epoca consigliati male, perché c'era un fervore politico attorno a questo. Voglio dire che io in quel caso ho sofferto molto, siamo stati oggetto di forti ricatti, al mio vice sindaco dell'epoca lo minacciavano che gli facevano danni a casa se lui non si dimetteva, a me mi mandavano insomma delle situazioni complicate. Abbiamo resistito perché c'era un disegno che dovevano far cadere la giunta, non la potendo abbattere politicamente, perché noi bisogna dirla tutta. Ma un visto disegno che da parte di politico di abbattere la giunta giuridicamente, non la potevano abbattere politicamente, la volevano abbattere giuridicamente e si avvalevano strumentalizzando queste persone che hanno ritenuto di rivolgersi a un tribunale per far valere i propri diritti. Salvo,
Ma il tribunale si è pronunciato in questo senso e hanno perso. E l'avvocato che ci difendeva, ma questa è una cosa molto, molto povera, Giovanni. No, l'avvocato che ci difendeva si fa avvistare la parcella dall'ordine dei medici, degli avvocati, e ci chiede questi soldi. Ma li ha chiesti a noi, perché noi abbiamo scelto l'avvocato. All'epoca non avevamo neanche l'assicurazione per inesperienza. Una volta che li ha chiesti a noi, noi giustamente, visto che eravamo stati denunciati nell'esercizio delle nostre funzioni, a chi li dovevamo chiedere? Li dovevamo chiedere al comune, e poi in quel caso il comune, che nel frattempo erano loro, se volevano potevano rivalersi su chi aveva creato quel problema, cioè gli articolisti. Loro invece hanno pensato bene, eppure il sindaco è un professionista, è un avvocato, non che hanno detto no, l'avvocato tanto perché voleva mettere in difficoltà il comune, non aveva mai chiesto i soldi dal momento in cui l'ha chiesto, e all'epoca c'era l'assessore Cilio al bilancio, quindi non era una cosa di agosto, non c'entra niente col dissesto. L'assessore Cilio ci ha scritto che era fuori tempo la presentazione della parcella e questi soldi non glielo dovevamo più dare, cioè non li potevamo neanche richiedere noi. A quel punto, se dobbiamo pagare l'avvocato, lo dobbiamo pagare noi di tasca nostra, Giovanni. Perfetto. E noi abbiamo agito in quel caso nell'esercizio delle nostre funzioni, facendo gli amministratori e avendo ragione di aver fatto quelle scelte. Vieni tu e dici che adesso dovremmo pagare pure i soldi noi? No. Tu devi spiegare, la sentenza del 2000 hai chiesto i soldi il 4 giugno del 2007, dopo 4 giorni che si è insediato Giannoli. No, devi guardare data in cui è arrivata la parcella dell'avvocato. No, cioè, vabbè. La parcella dell'avvocato se l'ha fatta avvistare dell'ordine. Te la sei fatta arrivare qualche giorno? Io me la sono fatta arrivare. Ma vedi che l'avvocato non aspetta 7 anni per farsi pagare. Giovanni, ma che c'entra? Ma che scusami? Ma scusami, Giovanni, ma finiscila di dire fesserie, Giovanni. E poi dopo 7 anni l'hanno ripresentata ad agosto del 2016. Ma non è mai ad agosto del 2016, ma stai scherzando? Noi abbiamo presentato questa parcella. Vabbè. Ma stai scherzando? Però non mi pare che sia. Ed è questo l'argomento della discussione. Non vuole fare diventare ogni erba un bacio. E quindi dovresti dire, se casomai tu ammiscato la prima 4 giugno 2006. Vuol dire forse voleva mettere in difficoltà questa parcella. 4 giugno 2006 per sentenza assolutoria del 2000. Del 2000 chiedono i soldi nel 2007. Guarda caso, 4 giorni dopo che si insedia. Ma qual è quella di ora di agosto? Giovanni, l'ho presentata io. Oggetto sollecito di pagamento di somme a titolo. Ma l'avvocato? Chi è l'avvocato? Ma chi è l'avvocato che l'ha presentata? Ma per conto tuo l'ha presentata. Ma quello a qualcuno i soldi le deve chiedere. Vuoi vedere? Ma quello li può venire a cercare a me. Tu gliel'hai detto di chiedere i soldi. Io ho detto di chiedere i soldi. E qua? Ma scusami, intanto secondo te la gente che lavora va pagato o no? Lasciamo aperto. Va pagato o no la gente che lavora? I tempi e i modi non funzionano. Scusa, voglio farti una domanda. Gente che lavora va pagata, sì, certo, o no? Che va pagata. Questo professionista ha difeso sindaco e giunta nell'esercizio della sua funzione da una situazione. Va pagato o no? Certo che va pagato. E perché non lo paghi allora? Perché non lo pagavate dal 2000 al 2007 quando c'eravate voi? Ma che c'entra? Ma se non scusa, dal 2000 al 2007, 7 anni, dopo 5 anni va in prescrizione. Ma se l'altro ieri. Tanto è vero che l'avvocato Cilio mi ha detto i soldi sono in prescrizione. Scusa, Giovanni, fino all'altro ieri approvavate debiti fuori bilancio. Approvavate debiti fuori bilancio per cose pregresse. Avete approvato pure parcelle di avvocati, Giovanni, avete approvato parcelle per altri avvocati specificando Pino che c'erano pure avvocati che riguardavano il nostro periodo, così si creava la distinzione, però omettendo rimentirci i soldi per il professionista che aveva difeso sindaco e giunta. Allora siete in malafede. No, siete in malafede e meritate le cose che vi toccano. Siete in malafede perché quando avete fatto la parcella per gli altri avvocati potevate e dovevate inserire anche questa. In malafede ci sei tu perché hai cercato i soldi te ne sei andato. Siete in malafede, basta, ho capito. Chiudiamola qui. Possiamo chiudere questo argomento perché mi pare che è ma scusa Pino. Scusa Pino, vuoi dire tu una cosa? I professionisti si pagano o no? Parcella professionale
che attiene all'avvocato che ha trovato il tempo quando l'ha ritenuto no, voglio dire, l'ha trovato dopo 4 giorni. Tra l'altro, non lo so, fuori termine. Ma scusa, questo è un altro paio di maniche, Giovanni. Ma questo attiene al professionista come si è attivato. Ma voglio dire, Giovanni, però era un fatto che era Giovanni, non un ti professionista fa onore, non ti fa onore. La vogliamo fare passare così. Ma no, penso che sia quello, ma non credo che sia questo l'argomento di stasera. È anche questo. Cioè, sono tante piccole. No, ma tu vedi dappertutto trucchi quando sei l'autore dei trucchi. No. Ma stiamo scherzando. No. C'è malafede e questa malafede poi va anche verificata. Perché io dico, ma tutti i professionisti li hanno pagati, tutti gli altri avvocati li hanno pagati. Non pagano proprio per quell'avvocato dicendo che è in ritardo, non è in ritardo, non sono competenti. Non sono. Allora, no. Quegli avvocati che dici tu che avete pagato voi sono incarichi che ho dato io che risalgono al 97, al 98, al 99. Quando gli incarichi si danno in un altro modo. Ma non c'è. Voi avete fatto debiti fuori bilancio pagando questi avvocati. Non c'è interruzione. C'è malafede. C'è malafede. E anche di questo ne rendi conto. Allora, Salvo, ritorniamo un pochettino se riusciamo a ritornare all'attualità, diciamo, no? Perché questo può essere ma è una lettura. Sono argomenti che... Sì, ma che alla gente tutto sommato interessa poco. Interessa che i professionisti di Comodo si pagano, i professionisti degli altri si rimangono a pagare. No, interessa. Senti, c'è un argomento molto, molto richiesto, di parlare di case di popolari, come si chiamano? Ecco, c'è molta penuria e chiedono cosa intendete fare per affrontare l'esigenza di richiesta di case di edilizia popolare, mi mancava il termine. Chi parla? Se sei d'accordo parla lui, perché adesso hanno trovato le risorse per fare 200 alloggi popolari, l'hanno fatto vedere nello schermo gigante. In questa legislatura, se mai vincesse lui, fanno 200 alloggi popolari. Ma sto sarcasmo che proprio ma l'avete detto voi, allora li faremo, li daremo alle persone che hanno bisogno, li faranno alle persone che vengono la graduatoria e quelle che vengono la graduatoria, e chiudiamo la discussione. Per quanto riguarda le case popolari, 200 alloggi devono fare, segno. E le daremo alle persone che ne hanno bisogno. E vabbè, con la graduatoria. Per quanto riguarda le case popolari, dando una cosina sbirciata a quella che è la programmazione POFERS 2014-2020, ci sarà un bando che scadenza 31 dicembre 2017. E quindi l'unica fonte per cui da cui poter attingere al momento è quella, sono 90 milioni di euro. In questo piano regolatore che stanno cercando di bloccare in tutti i modi, ma non ci riusciranno, perché sul piano regolatore il TAR si è espresso e mi ha dato ragione in piena formula. Allora, se tu sempre ridi, scusa, scusa. Allora. Perché ride? Ride perché vuole girare la discussione. Ma non è che ne fanno una. Ma lo dico per chi ci guarda. Qua c'è una sentenza del TAR del 2016. Giovanni, il tuo interlocutore. Sul piano regolatore generale. Sono i cittadini. Sul piano regolatore generale, un piano regolatore fatto dall'amministrazione Giannone. Io ero presidente del Consiglio, quindi ho svolto il mio ruolo di presidente del Consiglio. Questo piano regolatore che abbiamo fatto. Il piano regolatore l'hai fatto tu. E che sono tecnico? No, tu ti sei intestato la cosa del piano regolatore. Sei tu che fai tutto. E me lo indesti. Un sindaco non c'entra. E me lo indesti. Tu l'hai fatto, il sindaco l'hai detto. Se mi fai parlare. Io ti faccio parlare, ma devi dire la cosa. Io ho un pregio. Che le cose, quando me le indesto fino alla fine, non a metà della strada. No, è che tu volevi fare il sindaco e volevi esautorare il sindaco. E qui ce lo dice lui. Andiamo spiegatamente. Dai, ci sono alcune... Sul piano regolatore generale, perché mi collego al piano regolatore generale? Perché servono le aree in zona C per poter andare a fare l'edilizia popolare. Quindi dobbiamo approvare questo piano regolatore quanto prima e poi individuare le aree dove andare a fare il piano regolatore. Piano regolatore generale di cui parlava poco fa Busacca, che tra l'altro sul piano regolatore generale è uno dei suoi cavalli di battaglia dal 99 agli anni successivi, e se la gente sa di cosa stiamo parlando. Sì, sa. Quindi per quanto riguarda questo coso, il TAR di Catania mi ha dato ragione, perché l'amministrazione comunale si era opposto alla delibera del commissario, i consiglieri
che fanno parte del gruppo Busacca ad adiuvandum hanno sostenuto quella tesi, il sottoscritto ad opponendum, perché ho dovuto anche studiare queste cose, si è contrapposto a questa situazione, e alla fine il Tribunale Ministeriale, sezione staccata da Catania, sezione prima, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafi, lo dichiara inammissibile nei termini di cui motivazione. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese in giudizio in favore dell'assessorato e dell'interveniente ad opponendum, che sarei io, 1500 euro, ma non mi interessano, resteranno al comune questi 1500 euro, per altri accessori, eccetera, eccetera. Quindi dobbiamo parlare con la verità. La verità qual è? Che io ho difeso un piano regolatore, che è il piano regolatore che vogliono i cittadini, che si è fatto opposizione ad un piano regolatore e che il TAR mi ha dato ragione. Fino a prova contraria, oggi il piano regolatore è all'assessorato territorio di Palermo, alla Commissione Ambiente per l'approvazione della VAS, e sta procedendo il proprio iter. È stato frenato da questa situazione. No, no, no. È stato frenato da questa situazione, no, ma io assicuro i cittadini che qualora vinciamo noi, questo è il piano regolatore, tutti lo conoscono, è un piano regolatore che avvicina i tre quartieri, dà la possibilità a tutti i cittadini di costruire, non come il piano regolatore che hai fatto tu nel 99, che favoriva alcuni e penalizzava tutti. No, ma questo solo è una cattiveria gratuita. Qualcuno, se non c'è qualcuno che fa questa domanda, la faccio io a te, così poi tu gliela dici a lui. Le graduatorie per le case popolari, chi li fa? Poi gliela chiede, è giusto. Allora volevo aggiungere io una cosa, il piano regolatore, Giovanni non bere acqua, guarda che è una rovina, più ne bevi più ne vuoi bere. No, allora, quindi, si asciuga la bocca, non è che è un problema di acqua. È acqua benedetta. Sente caldo. È acqua benedetta. Ha ragione che sente caldo. Allora ti dico una cosa. Allora ti dico, ma porca miseria, io non ho letto qui, e figurati se mi posso mettere io che sono nessuno a poter leggere una sentenza. E allora parla a bambara, scusa. No, vanno sempre rispettati. Mi hanno spiegato che un architetto di fama regionale, quantomeno, ha fatto una relazione su cui si doveva basare il TAR, che dice che il piano regolatore è stato approvato in disformità quasi totale degli indirizzi del Consiglio Comunale. Tant'è vero, mi risulta, ma tu sei il sindaco facente funzioni, sai che l'amministrazione in carica di ora ha perso questo ricorso al TAR e lo ha riproposto al CGA. Quindi se l'assessorato, quello che vuoi dire tu, fino a quando non ci sarà una sentenza finale del CGA, il piano regolatore, i termini non vanno interrotti, stai dicendo una grande fesseria. Tra l'altro ti posso dire una cosa, che sto ricorso al CGA è stato fatto 15 giorni fa, quindi con 5 mesi di ritardo, è stato uno specchietto per le allodole. È ovvio che l'avvocato è chi mi sbaglia, non lo so, problemi loro. Quindi è ovvio che se lunedì ci saremo noi, sto ricorso al CGA verrà letteralmente strappato. Vedremo. Giovanni, se comodo non ci sei, è un ricorso CGA e ti farà il piano regolatore al solito, come e lo sistemeremo, come per lo rendere sistemeremo più adatto alcune situazioni. Perfetto. E per rendere, per la parola giusta meno danno all'erario, giusta, è lo sistemeremo. Fermiamoci qua, lo dico io, fermiamoci qua e diamo spazio a Pino che ha dei... No, io vorrei entrare nel merito di cose un po' più quotidiane, quelle che interessano i cittadini. Ma come si pigliava la piega? Come, Giovanni? Sì. Di come si è presa la piega, non penso. Eh sì, ma perché, voglio Giovanni, dire. Se dai sogni del cassetto parlavamo una giovane di sesto. No, io dico che la gente qui intende sapere, per esempio, come pensate di dotare le scuole elementari, che sono pertinenza di gestione del comune di Mazzarrone, per avere la carta igienica. Perché mi risulta che praticamente i genitori si tassano loro. Come ma devono, quando sto dicendo per assurdo, ma è questo che mi hanno scritto, il pulmino per accompagnare i ragazzi, il pullman per accompagnare i ragazzi fuori, negli ultimi mesi, negli ultimi anni mi rassegnano che ci sono una serie di difficoltà. Come intendete affrontare il problema della gestione dei ragazzi, allora, che hanno l'obbligo della scuola? Sta barzelletta della carta igienica. Ma leggo, la carta igienica comprata dai genitori, da noi genitori. Intanto, questo è Mazzarrone. Allora, il comune dà dei contributi alla scuola,
che sono dei contributi annuali. Noi l'ultima volta abbiamo lasciato 3.000 euro per quanto riguarda il bilancio per il preside, e poi ci sono altre forme di contributi che dà, e li ha dato sempre e li continua a dare sempre. Se poi la scuola non si riesce a gestire per comprare la carta igienica e pensa che gliela deve portare il sindaco o qualcuno, è una cosa che non esiste, perché una confezione di carta igienica costa 1,20 euro, quindi la barzelletta della carta igienica lasciamola perdere. Io rassegno quello che sta arrivando, sì, che mi pare che sia. Vabbè, questo è un modo per quello che interessa. Scusa, qui abbiamo parlato delle beghe del palazzo. Sì, no? Vabbè, queste no. Queste qui invece sono le cose dei cittadini che mi pongono. Salve, un cittadino chiede: se noi paghiamo le tasse, perché dobbiamo poi pagare il trasporto per mandare i nostri figli a studiare nelle scuole superiori? Prego. Risponda io. Allora, hai creato il problema. No, io non l'ho creato il problema. Lo sai perché paghiamo? Perché... Mi rivolgo non all'ex amministratore o comunque presidente. No, l'amministratore in carica. Mi rivolgo, per quanto mi riguarda, quando pongo le domande, mi rivolgo a due candidati. Perfetto. A sindaco. No, no, tutto fino, sommato. Vabbè, ma io mi pongo così. Allora, hai sbagliato. Ma io mi pongo così, io non posso additare. Però posso, perché dire altrimenti dovrei chiamare il sindaco Giannone. Ma lui a dice rispondere. Che ha fatto il sindaco sempre. No, vabbè, qua dobbiamo capire se l'ha fatto lui sempre o l'ha fatto Enza Era Marti. Stato eletto lui. O è stato fatto Enza Marti. Però era stato eletto lui, perché se si candidava lui non lo eleggevano. E lui gli ha detto... Quest'anno. No, ma manco proprio. No, ma manco allora, proprio. Ascolta, per quanto riguarda il trasporto degli alunni... Mi fate impazzire. No, per quanto riguarda il trasporto degli alunni... Per quanto riguarda il trasporto degli alunni, io mi sono sempre opposto al fatto che i genitori devono anticipare. L'amministrazione. Però è stato così. Sì, no? Ora arrivo. L'amministrazione da quasi 2 anni ha consentito ad una richiesta della ditta Simili, che ci fa il trasporto, che era quello di non fargli aspettare la cronologia nei pagamenti, perché la ditta dice: noi non possiamo aspettare 3 mesi, 6 mesi, quelli che sono. Noi vogliamo i soldi anticipati, altrimenti non possiamo fare il servizio. L'amministrazione attuale ha pensato di acconsentire a questa cosa. Io ti posso dire, no, l'amministrazione è una cosa, il consiglio comunale è un'altra cosa. Non è che tu sei abbastanza intelligente, queste cose. No, no, ma tu hai detto che facevi tu il sindaco. No, io non l'ho detto che facevo il sindaco, io ho fatto sempre questa cosa. C'era il sindaco, Enzo Giannone. Quindi io su questa cosa sono stato contrario, e questo lo sanno, anche in consiglio comunale io mi sono opposto a questa cosa. Hanno acconsentito a questa cosa, che è sbagliata, e lo sai come la penso io? Che da ottobre, se il signor Simile vuole continuare a fare il servizio per Mazzarrone, aspetta la cronologia dei pagamenti, altrimenti provvederemo in modo diverso. Ma questo non è che lo sto dicendo oggi perché sono candidato sindaco, l'ho detto anche in altre sedi, perché noi percepiamo dalla regione 131.000 euro per il trasporto dei nostri 160 alunni che vanno fuori, ed non è giusto, anche se anticipati e poi rimborsati, perché li stanno man mano rimborsando, non si devono anticipare. Ancora su questo argomento, ma mi chiedono, dire io qualcosa? Certo, ma aggiungo questa, e così la risposta è: un cittadino chiede se nei primi 100 giorni il sindaco eletto si prodigherà ad effettuare il rimborso dei biglietti dell'autobus degli studenti pendolari. Allora, quindi, ecco, facciamolo semplice così, come si può fare quando facciamo una chiacchierata senza... Giovanni, facciamola così. Ma io non l'ho capito questa cosa. Tutte le cose che non funzionano, ora cangiamo la ditta e già si risolve un problema. Ora cangiamo, ma scusa, voi siete stati irresponsabili, voi siete irresponsabili, se gli enti mandano i piccerini da scuola. Se parliamo in italiano è meglio, presidente. Mi duole il cuore. Sei bambino. Mi duole il cuore. Se mandano i bambini a scuola e non gli si paga la... formare gli impiegati, questi bambini non li paghiamo e la gente si deve fare il mutuo per poter mandare 2 figli a scuola, che è un sacrosanto diritto, ma ci sarà un colpevole in questa direzione? Non penso che la ditta Simili, perché quella è una ditta che lavora e va pagata, è giusto o no? Penso che ci vuole chi si occupa di quei pagamenti a mettere la cronologia delle fatture, e lì andrebbe verificato come si stabilisce questa cronologia, se si pagano prima chi fa lavori o chi fa spettacoli. Qui io la situazione non la capisco, perché non ho le mani dentro, ma mi chiedo: se 131.000 euro arrivano in maniera specifica, trasporto,
alunni, pendolari per le scuole che si scelgono, ora Caltagirone, ora Ragusa, ora Comiso, no? Se non vengono stornati in altri capitoli, per quella finalità sono. Perché non sono stati usati per lo scopo? Questo io non lo so. E mi chiedo, qual era l'altra domanda che hanno aggiunto? Se nei primi 100 giorni avete in programma di pagare e saldare le anticipazioni che hanno fatto i genitori. La ditta che lavora va pagata. Si è vinto una gara o è stata affidata in questa direzione. La ditta, siccome ci sono i soldi specifici della regione, non nei primi 100 giorni avrebbe già dovuto essere così, e vi dovete chiedere perché non è stato così. Subito, immediatamente, i soldi a disposizione della regione siciliana vanno pagati per lo scopo. Qualora la regione siciliana ritarda, l'amministrazione comunale può attingere ad anticipazione di cassa, qualora non satura da scialacconerie e amministrazione leggera. Giovanni, vuoi dire aggiungere qualcosa? Sì. Intanto i soldi entrano in bilancio, non è che sono specifici, 130 vanno là, entrano in bilancio e sono complessivamente. Con i tempi biblici dei trasferimenti della regione, perché non so se ancora abbiamo completato forse i trasferimenti del 2016, di conseguenza ci sono delle difficoltà. Noi disponiamo di un'anticipazione di cassa che è di 1 milione di euro e quasi sempre a tavoletta, perché sia i trasferimenti della regione che tardano ad arrivare, sia quelli dello Stato che anche loro arrivano sempre in ritardo, quindi l'anticipazione di cassa è quasi sempre a tavoletta. Ci sono dei tempi, perché la cronologia è cronologia e si deve rispettare, solo per alcune situazioni, tipo per esempio i servizi sociali, la cronologia non va rispettata e possono essere pagate. Il trasporto degli alunni, io credo che un'amministrazione si prenda la responsabilità, magari il 50% glieli dà in anticipo, il 50% in cronologia, la soluzione si trova. Ma quindi anche ovvio, per te sì. Quindi anche per te la risposta è sì. Certo, sì. Però io volevo dire una cosa, Giovanni, puoi dire, visto che qui siamo, puoi dire una cosa sincera, visto che tu sei stato anche in una legislatura consigliere comunale con me, nel senso che io ero il sindaco, è giusto, puoi dire se di questi dissesti durante l'amministrazione Busacca mai una volta successe che potesse capitare un disguido del genere? Lì eravamo peggio ancora di casa nostra. Fattura, soldi, nessuno ha mai pietito niente. Ma trova un'altra situazione di questa, valla a trovare. Si può ricostruire questo percorso con sacrifici, sognando ad occhi aperti. Salvo, prima no, ricordiamo che nel frattempo i trasferimenti regionali sono meno di un terzo. Vabbè, quindi questo, se prima era un milione di euro, oggi sono 300 mila euro. È cambiato il modo di far arrivare i soldi. Un milione di euro, ora sono 300 mila euro. Quindi cambiato il modo. I tempi. E le anzi, ora c'è un bando, c'è nel PSR, nel 2012-2016 c'è stato il patto di stabilità che ha fatto il resto, quindi non è la stessa situazione. No, Giovanni, non sono se d'accordo. Pensi di trovare la stessa situazione di quei A proposito di patto di stabilità, il comune di Mazzarrone ha violato negli ultimi anni qualche volta. Allora, il patto di stabilità è entrato nel 2012, noi l'abbiamo rispettato sempre il patto di stabilità, fino al 2015. 2014 quando è stato fatto il bilancio. 2014. Poi dal 2016 non c'è più il patto di stabilità, ma si parla con la nuova normativa di equilibrio di bilancio. E questo praticamente ci faceva mettere da parte, anche se tu avevi 500.000 euro, perché era questo in sintesi l'importo del nostro patto di stabilità, tu dovevi accantonare 500.000 euro e non ne potevi fare uso. Volevo dire, Giovanni, guarda che anche qui di fronte diciamo le cose come stanno. I soldi, se tu aspetti che sempre entrano da questa porta, nel frattempo magari giuridicamente spostano ed entrano dalla finestra, tu stai lì a guardare sempre la porta, non funziona. Allora quindi ti dico che anche nel PSR ora, per le aree rurali, ci sono dei fondi a cui si può partecipare a quei bandi che non è che allevano solo la sofferenza economica, allevano la sofferenza economica e fanno diventare un paesino piccolo ma grande. Come intendete organizzare la macchina amministrativa? Vediamo stringatamente cosa mi dite, ma velocissimamente. Allora, che comincia, Giovanni? No, la macchina amministrativa, allora noi già abbiamo degli ottimi impiegati.
Quindi si devono, secondo me, sistemare solo alcune situazioni. Quello che è importante è l'ufficio tecnico, perché l'ufficio tecnico è l'anima pulsante. Però avete cambiato tre segretari generali, diciamo. No, ora da questo è quasi 5 anni che c'è il segretario. Un giorno alla settimana. No, questo c'è il segretario, c'è da un diversi giorno anni. Alla settimana insieme a Gran Michele. Ricordo a me stesso che il segretario comunale o direttore generale, non so come è in questo momento, il segretario generale in un piccolo comune vale metà. Cioè vale mezzo comune, perché gli impiegati che vanno istruiti, formati e rispettati e pagati, ma non pagati a merito, che nella pubblica amministrazione non sempre c'è il merito. Allora quindi io dico istruirli, formarli e rispettarli, a quel punto i soldi per pagare gli impiegati arrivano. E poi c'è un fatto, stai offendendo gli impiegati di Mazzarone. Allora poi gli dici che pure sono formati e istruiti, non c'è bisogno che li vai a formare. Ma io non ho detto che offendendo, sto dicendo che li voglio migliorare. Perché e aggiungo non solo li voglio migliorare, dico che i dirigenti, visto che in questo momento gli apicali sono andati tutti via, possono essere attinti anche da fuori. Giovanni, stavi iniziando. No, io stavo dicendo, per quanto riguarda la ristrutturazione degli dell'attività uffici, amministrativa, quello che serve intanto della macchina amministrativa. L'ufficio tecnico in primis ci vuole, perché siamo rimasti con 3 tecnici, ed è ovvio che se non ci facciamo trovare pronti con questi bandi di cui parlavamo poco fa, case popolare, poi ce ne sarà un altro a marzo per gli edifici scolastici, quindi se non ci sono dei progetti esecutivi pronti e candidabile, questi treni passano e poi è impossibile andare a finanziare. Non avete sfruttato la legge Renzi per le scuole, che al comune di Licodia, ad esempio, 2700 abitanti, sono arrivati 2 milioni e mezzo di euro, al comune di Mazzarrone 4000 abitanti, con la grandezza che parlavamo, ci sono arrivati solo 800.000 euro di un asilo, ma non perché si sono scomodate, vennero a chiedere Roma e ci dissero facete sta catta che avremo i soldi. Questa è la verità. Allora, per quanto riguarda le scuole, non è che si sono strapazzate, ci telefonarono. Il signor Busacca, uno dietro l'altro, tutti gli edifici, il signor Busacca, tutti gli edifici, uno dietro l'altro, piano chiesa, inagibile e ristrutturato. La scuola materna, inagibile, no, tu non c'eri, quella è stata nel 2008. E scuola materna, no, se mi deve fare parlare. Giovanni, ma perché dici questa cosa? Ma se dici pensare. Scuola materna di Piano Chiesa, inagibile, e abbiamo dovuto cambiare. Asilo di Botteghelle, inagibile, e oggi a settembre rivedrà la luce con questi 800.000 euro. La scuola media, dopo 15 giorni ci pioveva dentro un intervento subito di 20.000 euro, altri 350.000 euro di ristrutturazione già spese funzionale, altri 170.000 euro, anche la palestra della scuola media inagibile è sistemata da noi. Ma questo è il PON, l'ha fatto la scuola, che fai? E tu che fai? Quando io ho PON, quando è Nirunno, quando è così, che Giovanni, significa? Non è così, non ne poi, è attaccata una. Ma non è non modo è di... attaccata una. Se tu mi fai finire, poi non parliamo degli altri finanziamenti. Vabbè. Anzi, una cosa la posso dire, sì. Su una cosa, su cui, quando ha fatto il consigliere d'opposizione, su una cosa che poteva votare e che quindi oggi la gente avrebbe anche gradito, che era la circonvallazione di Piano Chiesa, un finanziamento di 1,8 milioni di euro, ha votato. Io? No. Io volevo tornare alla vita, volevo tornare, se mi permettete, se mi permettete, volevo tornare alla vita terrena. Se non, forse non ve ne siete accorti, ma abbiamo parlato di tutto tranne di una cosa molto importante. E vi ricordo lo slogan famosissimo, che anche quello campeggia nelle insegne che annuncia la città: qui la vita è vita. Non abbiamo parlato di uva da tavola. Parliamo di uva. Dobbiamo parlare di uva da tavola, perché mentre si attendono i soldi, c'è la gente che lavora, comunque si sbraccia, deve produrre. Parliamo di quello. Okay. L'uva da tavola per entrambi è stato ed è al centro d'attenzione, ovvio, per tutta la comunità. Bene, sempre per parlare dei vostri programmi, di cosa intendete fare per portare acqua al mulino di Mazzarrone, alla comunità, alla laboriosa comunità di Mazzarrone, avete dei progetti ulteriori che esulano da quelli del passato? Avete pensato a trovare nuove idee da mettere in cantiere, da realizzare, magari osservando gli altri fare? Al di là del Festival Internazionale dell'Uva da Tavola, o Sagra dell'Uva, come la vogliamo chiamare, comincia a Busacca. Sì.
E io, per quanto riguarda l'agricoltura, Mazzarrone è un paese che vive solo di agricoltura, appunto, di agricoltura specializzata, però questa agricoltura, il comune, le competenze che ha in agricoltura sono quelle che sono, non è che le strutture che doveva creare il comune all'epoca interessato erano, per dire, il mercato ortofrutticolo, e grazie al patto territoriale agricolo ci siamo fatti destinare quasi 3 miliardi all'epoca, mi pare che erano, per costruire il mercato ortofrutticolo, che oggi magari non è più l'esigenza del momento, perché è cambiato il modo di fare commercializzazione. Parliamo, ma per l'epoca, parliamo del futuro. Scusa, cosa per l'epoca questo si poteva fare e questo abbiamo fatto. Per l'epoca c'era un interesse ad avere una patente europea, che era l'IGP, e ci siamo prodigati per fare l'IGP, sì. Fermo restando che mentre ci prodigavamo per questo, i nostri concittadini erano disattenti, ed essendo disattenti ci siamo sentiti dire dagli organi competenti: ma scusate, perché siete i comuni, che eravamo sei i comuni, a chiedere questo? Devono essere i produttori. L'abbiamo fatto chiedere ai produttori e abbiamo l'IGP. Subito dopo, una delle ultime cose che abbiamo fatto, perché ci siamo interessati, era il distretto dell'uva da tavola. Il distretto dell'uva da tavola era un'ulteriore aggiunta alla patente europea, la certificazione di qualità IGP. Quella patente europea l'abbiamo assommata al distretto dell'uva da tavola, che legava, questo sì, due province, sei comuni di diverse province, che era l'area IGP, e legava queste due cose a 152 aziende. Da privato cittadino mi sono interessato di fare un'organizzazione di produttori, che abbiamo inaugurato la nuova sede, Pino, se ti ricordi, qualche anno fa. Ci proponiamo che l'IGP, che oggi è IGP di Mazzarrone, e a Canicattì c'è IGP di Canicattì, sì, zona di Canicattì, sì, se con accordi di quell'altro comprensorio che mira ad avere più di 20.000 ettari di vigneto, sì, equiparando il territorio pugliese, non perché concorrenti, non perché concorrenti, ma perché abbiamo una specificità, che è questa della certificazione di qualità, cercando di fare al massimo delle cose possibili per convincere i produttori a lavorare a marchio, perché il lavorare vantaggio a marchio significa garantire i consumatori ancora di più di quanto il non facciamo. Il vantaggio quale sarà? Il vantaggio sarà maggiore risorse per i produttori, e quindi maggiore lavoro e benessere per il comprensorio. E in che tempo potrebbe essere realizzabile questo? No, questi sono tempi lunghi. Perché sono tempi lunghi? Secondo me perché devi mettere insieme tante teste e tante persone. La cosa più difficile pensi di riuscirci? Di questo mondo. Ma perché non è così, scusa, sì, mettere insieme? No, assolutamente no, su questo Pino, sono d'accordo. Su una cosa sugli raccolti. Ti lascio la rispondi tu a questa domanda. Cosa? L'uva da tavola. L'uva da tavola è il nostro fulcro, la nostra vita. Sì, quindi progetti nuovi. La difesa. Allora, noi abbiamo uno strumento che è quello del consorzio IGP, come diceva qua il collega Busacca. Lui è stato presidente dal 2003 al 2008. Amministrazione Busacca, che all'epoca l'IGP non veniva mai commercializzato, neanche un grappolo duro. Oh, cavolo, stavo parlando io. Fallo dire a lui. No, vabbè, ma io, gliel'hanno suggerito, ci pare. No, me l'hanno scritto. Credeva che lo dimenticavano. Me l'hanno scritto, me l'hanno scritto. No, allora, le cose stanno così. E nel 2003 abbiamo avuto questo riconoscimento, fino al 2008 è stato presidente qui, non siamo usati. 2007. Diamo merito a quello che è stato fatto. Dal 2007 poi è iniziata la mia presidenza, fino al 2013 mi sembra, ed oggi è presidente Giovanni Ragnolo. Come dicevano questa domanda, nella fase della presidenza di Busacca non si è commercializzato uva a marchio, è stato fatto il primo nel 2008, oggi questa uva a marchio sta crescendo sempre maggiormente. Ragnolo sta lavorando bene e quindi sul consorzio si può fare affidamento per quello che sarà lo sviluppo futuro. Il consorzio, devo dire, che ha ottenuto un grossissimo risultato, che è quello di portare un giorno a Mazzarrone. Quest'anno l'Italia ospiterà il simposio mondiale dell'uva da tavola, sì. Due anni fa è stato fatto in Australia, quest'anno sarà in Italia dal 4 al 7 ottobre, e un giorno saranno a Mazzarrone. Se consideriamo che hanno dato adesione 120 paesi di tutto il mondo,
penso che sarà un momento importante per la comunità di Mazzarrone. Possiamo spiegare in sintesi, poi diamo la parola a Pino, veloce, quali sono i vantaggi che ne verranno, perché la gente vuole sapere questo. Va bene, arriva la delegazione, ma quali saranno i vantaggi? La stessa domanda che poi ho chiesto anche a Busacco. I vantaggi, intanto ci saranno molte persone che sarà solo una vetrina. Noi siamo convinti che l'uva di Mazzarrone la conoscono tutti, ma non è così. Ci saranno molti paesi che saranno ospiti di questo simposio, e quindi può darsi che ci saranno altre opportunità di mercato, così come già ce ne sono abbastanza. Quindi vi aspettate questo. Quindi altre opportunità di sviluppo. Per Busacca, perché non hai votato la circonvallazione di Cucchi? Di Piano Chiesa. No, c'è scritto Cucchi. Sbagliamo questo. Vabbè, io leggo, non so. Non è che io non ho votato la circonvallazione di Cucchi, la circonvallazione di Piano Chiesa, scusa. Era un modo sbagliato di fare progettazione, e io, siccome non mi fidavo del loro modo di fare progettazione, non l'ho votato, non la circonvallazione, non ho votato un documento che presentavano all'epoca in Consiglio Comunale. Questo era fra gli altri e non gliel'ho votato. Questa è la risposta di uno che si propone a fare sito. No, non mi fidavo di te. Non è che l'ho fatta io la delibera. No, è qua la delibera. A farla vedere. La 19 del 27 aprile. Che cosa significa? Busacca ha votato contro. Non mi fidavo di te. Ma che perché significa ti non avevo fidavo detto di me? Che portavi sempre situazioni incomprensibili e non te l'ho votato. Vabbè. Okay. E che vuoi che ti dici? Ma devo parlare con la verità. Vabbè, la gente sta ascoltando. Tutta la sera che ascolta. Sì. Prego. No, su questo problema della circonvallazione, il tuo giudizio è circonvallazione. Il sottoscritto, allora, avendo un filo diretto con il presidente Raffaele Lombardo, presidente della regione responsabile della protezione civile regionale, nel piano delle vie di fughe 2007-2013 aveva 28 milioni di euro. Con la faccia tosta che ci ha sempre contraddistinto, sono andato a chiedere per il comune di Mazzarrone questo tratto di circonvallazione. Inizialmente avevo chiesto una somma, dice no, massimo 2 milioni di euro, perché su 28 milioni di euro ci sono anche altre situazioni e cose. Abbiamo fatto un progetto, che è questo, portato in Consiglio Comunale, a cui non ha dato il voto favorevole l'allora consigliere Busacca. Noi ci abbiamo creduto e la circonvallazione l'abbiamo realizzata. Quindi su 28 milioni di euro, che era il piano regionale delle vie di fughe, Mazzarrone ha avuto quasi 2 milioni di euro. Per me è un vando, e quindi basterebbe solo questo, la gente, per darmi il voto e farmi fare il sindaco a Mazzarrone. No, ma non basta questo, che c'entra? Io voglio dire, per quanto riguarda la circonvallazione, io praticamente nelle mie cose ho portato a Mazzarrone un sacco di milioni di euro, e sto qui a dire se Giovanni l'ha votato o no. Loro non li votavano neanche, perché neanche venivano. Loro mi votavano persino la relazione semestrale. Devo dire, quindi tu immaginati a che punto eravamo. Allora, quindi io dico, noi abbiamo fatto, sì, noi con la Regione Siciliana, un progetto pilota per il riuso delle acque reflue, che si consentiva in una zona a secco di acqua. Quello era un progetto pilota, 1.900.000 euro circa. Quel progetto gliel'ho lasciato finanziato, appaltato, ancora ora gli agricoltori di quella zona non riescono a usufruire neanche di un litro d'acqua, praticamente cambiando il progetto, perché c'erano tre vasche e sono diventate due. Quella situazione lì, guardate, come si può uno che va ad amministrare un comune di quelle dimensioni, con progetti di quelle dimensioni, venire qui e si propone a fare il sindaco facendo vedere una delibera, non l'ha votato, ti punisco. Ma lo sai perché lo fa? Perché adesso lui parla del presidente Lombardo, che naturalmente salutiamo, ma lui che era un delfino di Lombardo, visto che mi pare che Lombardo non è più in zona, se non c'è Lombardo perché ci dovrebbe essere lui, scusi? Cattiva. Tu senza di Lombardo non sai dove andare. Lombardo mi pare che non è più presidente della regione. Dove vuoi andare, casomai ti eleggono? Certo che andare da Crogetta mi pare una cosa, anche perché Crogetta ci sarà. Allora, la domanda era perché non ha votato la circonvallazione. Ma spicciamoci, ha sviato un'altra discussione. Ma questa cosa che non ti ho votato, non ha votato la circonvallazione, la gente se lo ricorda. Ma niente, ti ho votato. Possiamo stringare ancora? Prego. Sono passati due ore. Giovanni, che non ti ho votato niente. Lo stai dicendo tu. Io sostengo che, come ho detto prima all'inizio, il comune di Mazzarrone è uno dei comuni più importanti del Calatino.
E queste elezioni sono importanti perché rideterminano in buona parte dei comuni del Calatino la possibilità di creare una nuova classe dirigente che possa rilanciare e riprendere le politiche comprensoriali. Io in diverse sere ho cercato di focalizzare sempre questa importanza. Ecco, a ognuno di voi, qualora diventaste sindaco, come vorreste attivarvi per riacciuffare il discorso della comprensorialità? Perché sarebbe stupido da parte mia citare per esempio il dissesto delle strade. Stamane, tornando da Mazzarrone, mi sono incappato dietro un camion lunghissimo, immaginato con quale difficoltà. Se ci fosse una seria politica comprensoriale, probabilmente, a mio avviso, e la consapevolezza di quanto è centrale la città di Mazzarrone, dovrebbe essere uno dei punti primi a essere messa all'ordine del giorno. Chi comincia? Dai, decidi forse, tu. Ma per me è indifferente. Ma decido io, parlo io. Allora, parlo. Ascolta, Pino, si tratta di questo. Tra le cose che non siamo riusciti a fare, perché ci siamo fatti sfilare i soldi di sotto il naso, insieme al comune di Licodia, la 38 terza si compone dalla strada. Chiamate, che 38 terza che vuol dire? Quella che da Mazzarrone. No, Licodia. Verso sulla strada. Dallo scorrimento veloce Catania Ragusa viene verso Mazzarrone. Sono 12 chilometri, una cosa del genere. Questi 12 chilometri erano stati finanziati 3 milioni di euro. Mi pare che questa era la cifra. Naturalmente con il ricordo mi posso sbagliare. Questi 3 milioni di euro erano per la 38 terza. A guida loro, quei 3 milioni di euro, il buon sindaco di Licodia li ha spostati nella 38 seconda, quello che vanno dallo scorrimento veloce verso Licodia. Io mi chiedo, io ho avuto modo di testimoniarlo anche qui in questa trasmissione, qualora ospiti, e ti ringrazio. Ho detto agli amici di Licodia, grandi amici, ma lì in quel tratto di strada passano 50 macchine al giorno perché vengono a lavorare nel loro territorio, nella zona di Sciri Sottane. Nella zona che va 38 terza, arrivare a Mazzarrone, transitano da lì centinaia di tir al giorno perché portano le nostre uve, visto che l'unico mezzo di trasporto possibile in quella zona è le gomme. Grazie a interessamento di qualcuno, nella fattispecie di Enzo Cascone, nel piano dell'area metropolitana quella strada è stata reinserita per 2 milioni e 200 mila euro. Aggiungo che anche quei ponti che vedi dissestrati, l'area metropolitana, proprio in notizia fresca di ieri, hanno messo 500 mila euro per poterli ristrutturare, sempre l'area metropolitana. Ma naturalmente, quando uno ha un'indole, noi lavoriamo per voi, e anche se non siamo amministratori, le cose che possiamo fare le facciamo. Giovanni, no, su questa cosa c'è da dire, intanto stiamo parlando di un progetto. Ma vogliamo un po' altro. No, vabbè, ma se dice che... Cioè io parlavo di politiche territoriali. Se lui dice che prima il progetto era qua e poi spostato là, vabbè, e dice una fesseria, lo devo riprendere, no? Ma perché? Allora, sto progetto, ancora parlavamo di lire, era 5 miliardi e mezzo delle vecchie lire. Era un progetto che partiva dal bivio della diga di Licodia, diga Ragoleto e incrocio Licodia, e proseguiva per altri 2,5 chilometri dal bivio Scifazzo verso Mazzarrone. Siccome con la sovrintendenza hanno dovuto fare dei muraglioni in quella zona là, e chi va a Licodia li può vedere, le somme non sono bastate e sono arrivate ad un certo punto. Il fatto che oggi devono spendere 2,6 milioni di euro non è che per interessamento di Cascone, queste sono barzellette che si dicono in campagna elettorale. La provincia, oggi città metropolitana di Catania, deve per obbligo completare i progetti esecutivi iniziali, altrimenti rischia il definanziamento dei 5 miliardi e mezzo. Ed ecco il motivo per cui noi avremo, ma ancora c'è da nominare il RUP, da fare progetto e cosa, sarà una cosa che nel giro, e forse oggi o l'altro ieri, perché fino alla settimana fa non era nominato. Quindi per altri 2 chilometri, per intenderci, questa strada arriverà dove sono il Ragnolo, un po' più avanti di là, ma tutta questa trasformazione e cosa non c'è stata. L'altra situazione, no, il fatto che si vuole intestare questa opera qualcuno, è una bufola elettorale. Sulle politiche comprensoriali. Politiche comprensoriali. Allora, noi abbiamo, con le politiche comprensoriali già abbiamo la Galat SRR con i 15 comuni che collaborano per quanto riguarda il discorso rifiuti.
Devo dire che dal 1° giugno c'è stato un cambio di tendenza molto positivo con questa nuova ditta. Vediamo in paese strutture nuove, canne nuove, puliscono i cassetti bene, pare che la cosa sia migliorata. Da qui a qualche mese, penso non prima di 3 mesi, si passerà dalla raccolta su cassonetto al porta a porta, perché purtroppo noi siciliani con la differenziata non ci mettiamo testa e quindi per obbligo dobbiamo raggiungere una certa percentuale di differenziata, e quindi questo il Calat SRR potrebbe essere, cioè funziona, e sulla scorta del Calat SRR gli altri 15 comuni, ho avuto modo nella fase iniziale della campagna elettorale di incontrare Gino Ioppolo, che mi sembra il politico giusto e la persona giusta per cercare di avviare questo discorso comprensoriale dei 15 comuni, e quindi qualora ci saremo noi è ovvio che si cercherà di fare una politica comune del territorio per alleviare quelle che sono le problematiche di cui abbiamo parlato. Ma siete disponibili a contribuire a ricreare quel vecchio comprensorio di prima che dava forza al territorio? E questo vogliamo sapere. È normale che... Come sindaci eventualmente siete disposti a spendervi in tal senso? La domanda di Pino era questa. Sì, sì. Creare quel comprensorio forte che faccia diventare questo territorio baricentro in provincia di Catania, insomma, perché l'Unione fa la forza, sbagliato? Su questo siamo d'accordo. Volevamo sapere questo, se siamo c'è d'accordo. Da parte vostra certo l'intenzione, l'interessamento. Ma è ovvio che ci deve essere per forza, perché da soli non si va da nessuna parte, perché la viabilità che collega i vari comuni è una per viabilità esempio, che interessa, tipo la 63, che è quella Caltagirone-Mazzarrone, ha bisogno di diversi interventi, così come la 38 terzi e la 150 che va verso la zona del Ragusano. Allora, adesso siamo arrivati quasi alla fine. Io ho invitato i due sindaci a porsi vicendevolmente una domanda e di portarla in busta chiusa. Perché mi guardi così? Allora, mi date la busta? Che sì, non ci sono soldi. Mike, ah, ecco, perfetto. Ma che c'è, Augusto? Non c'è niente, Giovanni. Senti, Giovanni, c'è un mare, c'è un telespettatore che è incuriosito. Io te la faccio, se non vuoi rispondere, non rispondi. No, c'è qualche analfabeta che mi ha detto che sono di parte, che sono falso addirittura. Ma pazienza. Vabbè, ma voglio dire, vabbè. Ho detto qualche analfabeta, per cui probabilmente oltre a insegnarvi a me non mi risulta. Siamo qua ma infatti voglio dire, però, non mi risulta. Vabbè, voglio dire, d'accordo. Senti Giovanni, assolutamente. Ti ringrazio di questo perché voglio dire. Ma perché è la realtà. Sono talmente un po'. Vabbè, senti, ce n'è una invece che ti farà forse un po' indispettire. È vero che il motivo che ha causato la spaccatura, perché diciamocela tutta, l'amministrazione Giannone che è uscita fuori, gli ultimi 2 anni e mezzo, 3 anni, diciamo, non sono stati splendidi, diciamo, no? Grande difficoltà ha creato la spaccatura politica determinata dal cosiddetto gruppo Cavallo che lasciò la maggioranza, giusto, con Giovanni Spada e compagnia. È chiaro che ha creato nocumento, ha creato difficoltà amministrative. Leggo testuale: è vero che il motivo che ha causato la spaccatura dell'amministrazione Giannone sono state le continue riunioni massoniche all'insaputa di Enzo Amato e Enzo Giannone. Non so, ma questa qui è una domanda forse da porre a Giannone e a Enzo Amato. Non è da porre a me. Tutti sanno come sono andate le cose. Quindi... Ma come sono andate le cose? No, come sono andate le cose? Enzo Giannone ha fatto quella scelta di cambiare la giunta e da quel momento non c'erano più le condizioni. E i motivi quali furono? No. Di levare le deleghe a Cusumano, se non vado errato, a Picarelli. Ti chiami a Enzo Giannone e te li fai spiegare da lui. Io, per quanto mi riguarda, motivi reali non ce ne sono. Va bene, Salvo, facciamo una piccola pausa oppure andiamo a queste due domande? Andiamo a queste due domande. C'è una domanda da concerto, siete caldi? Andiamo avanti. È stato detto tutto. Quale apro prima? Quale vuoi aprire? Quale apre? Sempre una la domanda. Sempre una? Apro quella di Enzo, no, di Nunzio Busacca. Tutta sta gatta per questo caso. Mi può aiutare la telecamera a riprendere questa domanda?
a domanda del candidato sindaco Nunzio Busacca al candidato sindaco Giovanni Spata. Come mai i suoi obiettivi dei primi 100 giorni non sono stati raggiunti in questi ultimi 10 anni? Tutto qua. Giuro, l'ho fatta vedere questo. Allora, in questi 10 anni si è fatto tanto. Abbiamo parlato di circonvallazione, possiamo parlare di fotovoltaico, possiamo parlare del centro di aggregazione sociale, possiamo parlare di Cucchi, possiamo parlare di tre interventi sulla provinciale, possiamo parlare della scuola media che è stata sistemata, della palestra che è stata resa agibile, del PON sicurezza Filippo Raciti che è stato fatto, del campo sportivo che è stato sistemato, della scuola media, del Pertini di Botteghelle. Quindi questo riguarda il passato, è quello che abbiamo fatto fino adesso. Abbiamo fatto altri cinque cantieri, si è lavorato e si è fatto tanto. C'è stato il discorso della spaccatura che ha influenzato sugli ultimi anni, ma il lavoro è stato fatto bene e i risultati sono arrivati. Per quanto riguarda il discorso dei 100 giorni, è ovvio che uno, una volta insediato, inizierà per tutte le altre cose che non sono state fatte. Una tra queste, ho avuto modo di dirlo, c'è un progetto di finanza per quanto riguarda l'illuminazione pubblica che è a costo zero, e questo sicuramente sarà il primo progetto che porteremo in Consiglio Comunale per l'approvazione, per la pubblica utilità, e metteremo a bando. Altre cose che vogliamo fare in questi primi 100 giorni, ci sarà il discorso della nettezza urbana che già è partito e quindi sarà solo da migliorare, e poi di man mano ci concentreremo su quelli che sono gli obiettivi. È ovvio che completeremo l'iter del piano regolatore generale. Questi sono gli obiettivi principali che porteremo avanti in questa fase. Un suggerimento, salvo che io sono un po' saturo arrivato a quest'ora, è il caso di dare la possibilità a chi ha posto la domanda di replicare, perché se lo facciamo la prima volta, se lo ritiene opportuno se non lo ritiene opportuno però noi non diamo la possibilità di replicare. Quindi, non ritiene benissimo. Non ritengo opportuno, perché in 100 giorni nei comizi fa miracolo, qui non fa niente. A replicare. Quindi è giusto si deve andare. Sintetico però. Stringato. A replicare. Poi sentiremo la replica. C'è scritto appena. Vabbè. E la domanda del candidato sindaco Giovanni Spata per il candidato sindaco Busacca. Come intende sviluppare i servizi sociali all'interno della 328 e dell'azione distrettuale, tenendo conto della PAC? E qui. Cos'è sto? Questa è la mia stella polare. Guarda. Purtroppo la vecchiaia. Ma tu te le puoi mettere, non le togli come faccio? No, sono quelli per la vicinanza. Ah, certo. Mi piace, vabbè, dopo lo dico. Vabbè, ci siamo o no? Aspetta che trovo qui. Politiche sociali. Servizio sociale professionale, garante di una progettazione e di una programmazione continuativa. Implementazione dei servizi socio-assistenziali esistenti, con particolare rilevanza ai minori disagiati, ai nuclei molto problematici, al disagio psichico e agli anziani fragili. Assistenza socio-sanitaria specialistica ai soggetti non autosufficienti, malati oncologici, anziani fragili, minori e famiglie che ne abbiano i requisiti. Sostegno socio-pedagogico nelle scuole e valorizzazione dei progetti educativi che favoriscono la didattica inclusiva e l'iter culturale. Promozione di campagne di screening, studio e ricerca per le malattie più incidenti nel territorio. Servizi a sostegno della genitorialità, consulte, sportello di ascolto famiglia, asili nido, creazioni di centri aggregativi per fasce di età, infanzia, adolescenza e terza età. Guardate, le cose scritte rimangono, vale per entrambi, eh? Ma questa è la mia stella polare. Mi ha detto, come intendi all'interno della 310, nei limiti delle cose possibili, saranno portati avanti questi punti all'ordine del giorno. Praticamente non ha risposto alla mia domanda. Parliamo di servizi sociali. Diciamo che praticamente ha estrapolato per quanto riguarda il servizio sociale quanto è previsto nel suo programma elettorale. E che dovevo fare? Ma
io l'ho scritto, tu lo hai sognato, come vogliamo fare? Anche noi l'abbiamo scritto. No, scusa, tu non l'hai scritto, tu. Io non ho capito bene i tecnicismi tradotti, com'è posta la domanda in modo semplice? La domanda è se è scritta là. 300, ex 328, sì, ma io non lo so, per esempio, cioè io lo so, gli altri non lo sanno. Che cos'è questa 328? La 328 praticamente raggruppa 9 comuni, 9 comuni del Scalatino per quanto riguarda la politica sociale comune del Scalatino. E ci sono dei fondi. Io in quel tavolo proporrò questo. In quel tavolo proporrò. E questo è. Ci saranno 82.000 euro. Dici, come li vuoi spendere? Siccome. E la domanda a lui è. Per il candidato Busacca stavamo parlando di cose che conosceva, quindi ha preferito leggere quello che c'è scritto. E quindi la domanda è: come intende muoversi? Come le gestisce queste cose? Allora, ormai ha risposto in quel modo. Giovanni, ma quel tavolo presenta una trattativa, no? Vabbè. E io dirò la mia, dirò di portare avanti questa soluzione. Va bene, abbiamo finito. Abbiamo toccato tantissimi argomenti. Mezzanotte. Non abbiamo avuto modo di leggere testualmente tutti gli sms e gli whatsapp, perché era praticamente impossibile, diciamo. Sono arrivati tanti? Tantissime. Tantissime. Io chiedo venia, ma era prevedibile. Però alcuni argomenti sono stati molto dibattuti, molto sviscerati, e credo che questo è quello che interessa la gente, diciamo, ecco, non è tanto il particolare. Ovviamente non ho avuto neanche il tempo di leggere tutti i messaggi che sono arrivati, ma perché c'era tanta carne al fuoco già qui in studio, per cui credo che fossero argomenti comunque attinenti alla dialettica, a quello che la gente vuole sapere da casa. Spero di essere stati con questa trasmissione abbastanza ad aiutare a comprendere le posizioni programmatiche dei candidati a sindaco Busacca e Spata. Potevamo fare meglio, forse, potevamo fare di più, forse. Una cosa siamo certi, non c'era assolutissimamente da parte nostra alcuna predisposizione di affavoritismo o quant'altro che qualche stupido inqualificato si è permesso. Meno male che sono soltanto pochissimi e probabilmente lo stesso numero, quindi su questo siamo con la coscienza a posto, andiamo a dormire serenamente e tranquillamente, avere davanti due persone che conosciamo da una vita, come ho detto in apertura, per cui nulla può far intendere al candidato Giovanni Spato, al candidato Nunzio Busacca, che da parte mia o da parte nostra ci sia potuto essere stato un modo di conduzione diverso. Anzi, devo dire che spesso, che per certi versi ci avete agevolato, mi avete agevolato, perché ve la siete cantati e suonata vicendevolmente. Io così mi sono permesso di fare più o meno, ma non c'è stato bisogno neanche di fare l'arbitro, diciamo, niente. Poi loro sono qui, possono dire la loro. Assolutamente. Giusto. Senti, vi lascio il microfono soltanto per un minuto ciascuno. Un appello finale, tanto questa trasmissione sarà replicata fino a mezzanotte di venerdì, quando appunto dovranno cessare tutti i segnali di campagna elettorale. Ha cominciato la trasmissione Nunzio Busacca per anzianità, facciamo parlare il più giovane che invece va a chiudere. Grazie. Che è un appello al voto? Un appello al voto, finale, conclusivo. Ripeto, mi dispiace, in altra occasione, se avessi avuto tempo, avrei letto pari pari tutti, senza dare la possibilità di ognuno, ma poi di sintetizzarli. Però nella sostanza tutti gli sms e whatsapp che sono arrivati sono stati argomenti trattati dal piano regolatore generale, dalla circonvallazione, dal dissesto o predissesto, come dir si voglia, dalla esigenza delle case popolari, dalla insufficienza da parte delle scuole elementari di competenza del comune di soddisfare tutte le esigenze delle famiglie, il trasporto degli alunni sia delle elementari che delle superiori, il trasporto fuori. Per sommi capi credo che abbiamo toccato tutti gli argomenti. L'agricoltura l'abbiamo toccato. Il comprensorio. Più di una volta mi è stato detto perché la sera non avete ascoltato, che c'è. Ah, ecco, due argomenti, ma velocissimi, che attengono la professione principe, diciamo, di Mazzarrone, che è appunto l'imprenditore olivicolo, no, di viticoltore, no? Il lavoro nero non è stato attenzionato. Questo, e poi se alla sera notate che c'è puzza di bruciato in giro,
Puzza di bruciato? Ma in che senso? Ma che senso? Ma che? In senso... Vediamo se riesco a trovare. Metaforico? No, no, beh non lo so, è stato ripetutamente. Bruciato perché? Ho letto, parliamo del lavoro nero. Allora. Parliamo del lavoro nero. Allora, la cosa che mi ricordo più facilmente. Allora, la piaga del lavoro nero su Mazzarrone, io sento di dire che non esiste, perché abbiamo molti stranieri che lavorano con noi, sui quei 4.050 residenti di cui parlavi ce ne sono 640 che sono la metà extracomunitari, 320 e altri 320 comunitari. Sono persone integrate, che lavorano bene, che sanno lavorare, e che quindi non ci sono questi problemi di lavoro nero, a Mazzarrone non ci sono. Vengono pagati regolarmente come vengono pagati gli italiani e le persone che vengono anche da fuori, quindi questo grosso problema per quanto mi riguarda io non lo vivo e non lo sento assolutamente. Nunzio? Ma condivido questo fatto, ci sono tanti lavoratori, tanti ospiti che vengono lì a Mazzarrone a lavorare. Che quindi la piaga del lavoro nero? No, che non esiste, a me non mi è dato da sapere, da poter valutare questa situazione. Ritengo che tanta gente lavora e non viene solo come stranieri e extracomunitari. Mazzarrone è un punto, un marchio, un punto di riferimento, ma viene gente da tutto il comprensorio e anche da fuori il comprensorio. Quindi ci possono essere mille errori, ma la responsabilità è soggettiva. Non mi pare che... Pensate a vostro vivere che ci sia questa piaga. No, da tempo nei nostri vigneti c'è gente in questo periodo, specialmente si concentra la maggior parte della manodopera per via della manipolazione dell'uva per renderla più appetibile nei mercati, ma ormai o con le agenzie interinali o con assunzioni fatti a livello personale, non credo che nessuno si rischi di fare queste cose, poi ognuno fa come crede. Anche perché i controlli ci sono, giornalmente ci sono i controlli. Oggi sono pericolosi e quindi con la nuova disposizione del penale, quindi nessuno può rischiare. Arresto addirittura. Allora, mi ha riscritto odore acre di bruciato in base a come tira il vento. Me l'ha ripetuto tante volte un telespettatore col numero finale di cellulare 751. Non so se questo spettatore si riferisce, visto che Mazzarrone per via dell'anticipo... Tutto l'odore di bruciato la sera... Si parla di qualcuno vorrebbe bruciare, vorrebbe far capire che c'è qualcuno che brucia la plastica. Questo a me non risulta personalmente, se così fosse è un danno gravissimo, anche perché... Tra le cose che si fanno ci sono le ditte specializzate che li vengono a prendere e tra le cose che si... Non penso che c'è qualcuno che è talmente incosciente da bruciare la plastica. Qualora lo fa, si vede che tutte le sere che lo fa a Pedopà, qualcuno prima o poi ci lascerà le penne, perché non mi pare una cosa tanto giusta. È giusto. Va bene, chiudiamo qua. Ci sarebbe tanto ancora da... però credo che abbiamo... esaurito, stiamo esaurendo pure noi, diciamo. Avete fatto fuori tanta acqua stasera con, naturalmente, ma era buona Gianni, non c'era, era buona, avete bevuto, va bene così. Allora, chiudiamo qua, ringrazio chi ha consentito questa serie di trasmissioni dedicate a Mazzarrone, e quindi il Casale dei Consoli, la World Plast, l'Agroforniture, il Mobile In, Amato Serramente, Golden Beat, Golbet Spata e il ristorante Marisco di Marina di Ragusa. Ecco, noi saremo qui di nuovo domenica sera a partire dalle ore 22:45 a seguire in diretta dai tre seggi del comune di Mazzarrone lo spoglio elettorale. Credo che non sarà una nottata, perché c'è da spillare, come si dice, da esaminare, da le due liste soltanto composte da 12 consiglieri ciascuna, quindi ritengo che in tempi agevoli praticamente potremo sapere presto chi sarà il nuovo sindaco di Mazzarrone. Voi state svegli, naturalmente, se c'è necessità ci sentiamo per aggiornarci in seguito. Ma penso che staranno proprio stasera, non la prenderemo. Va bene, ma voglio dire, dormite il pomeriggio, il sabato quando comincia il riposo elettorale. Non fate i birichini e andate a votare tranquillamente e serenamente. Grazie a Nunzio Busacca, grazie a Giovanni Spata, candidati a sindaco della città di Mazzarrone. Grazie a voi.
Grazie a Salvo Cona, a ben ritornato, ci vediamo, lui ci farà compagnia domenica notte nel seguire questo spoglio. Grazie, grazie a voi, scusate se non siamo stati abbastanza esaustivi secondo le vostre aspettative, però pazienza, ce l'abbiamo messa tutta. Speriamo di poter fare meglio la prossima volta. Buona serata e buon proseguimento.